Buongiorno a tutti, benvenuti, scusate il ritardo che è intercorso nell'attraversare la porta, perché a volte non basta la vicinanza per arrivare puntuali. Porgo con piacere il saluto dell'Assemblea del Consiglio regionale del Piemonte a tutti i partecipanti a questo importante momento di riflessione promosso dal Centro Studi e Documentazione delle Autonomie Locali e dal Consiglio regionale del Piemonte. Naturalmente in particolare vi porto il saluto del nostro presidente Valerio Cattaneo, che per altri impegni sopraggiunti non ha potuto essere presente. È dispiaciuto perché particolarmente attento, sensibile e interessato a questi temi, dove devo confessare che con il nostro presidente, non solo con lui, abbiamo qualche opinione leggermente differente. La materia d'altronde si presta assolutamente. Tra poche settimane gireremo il calendario di quest'anno, inizierà un nuovo anno sul quale si addensano attese, speranze e speriamo, questo è un augurio, che questa sia una crisi oramai alle spalle, una di quelle più lunghe mai viste da sempre, anche se troppe volte sono state fatte previsioni di riprese che dopo pochi mesi sono state rinviate a date ulteriori. Io stesso tendo a non fare più previsioni quando mi toccano come politico, come amministratore, dice ma allora come sarà il futuro? Una volta in questo consiglio uno mi disse ma sei il mago Telma, perché poi si verificò puntualmente quello che aveva predetto, ma era una coincidenza fortuita, e ho pensato... Questo l'ho pensato quante volte sia vera quella battuta che assegna agli economisti il ruolo di spiegare ex post come mai hanno sbagliato le loro previsioni, sul quale però si sono determinate scelte che ricadono su tutti quanti noi. C'è da sperare che i sacrifici di ognuno servano a rilanciare il nostro paese, la nostra regione. La nostra regione vive un momento particolare, pur comune a molte altre aree, ma deve sapersi rialzare partendo dai punti di forza del nostro sistema economico, a cominciare dall'export, anche se sono convinto che senza ripresa dei consumi interni, legati al clima di fiducia complessivo, si continuerà ad avere un recupero molto debole del PIL. E se permettete, a livello personale, io penso che se non si aumentino le pensioni, gli stipendi e i salari, diventa difficile aumentare i consumi e la ripresa economica. Anche il sistema pubblico può e deve concorrere a questo sforzo corale, razionalizzando e diminuendo le spese improduttive ma rafforzando gli investimenti. E su questo, nel nostro piccolo, il bilancio del Consiglio, come l'assessore, l'amico Gilberto Pichetto, in questo caso la stima non è l'amico, si dice la parola amica, amico così a volte anche abusando, la stima pur nelle differenze con Gilberto è reciproca e dura da diversi anni, pur restando su posizioni diverse, anche se io con piacere oggi rappresento con piacere e con onore tutta l'istituzione. Dicevo, nel nostro piccolo il bilancio regionale del Consiglio regionale non è paragonabile a quello della regione. Il bilancio della regione, non per voler rubare la parte, 12 miliardi di euro. Noi siamo molto modesti, ci accontentiamo di poco più di 50 milioni di intorno ai 50 milioni di euro, quindi imparagonabile. Però nel nostro piccolo il Consiglio regionale ha cercato di fare la propria parte riducendo le proprie spese di circa il 40% dall'inizio di questa legislatura, intervenendo su tutte le voci, sapendo che le spese del personale sono una parte importante, quindi irrigidiscono la possibilità di manovra, dicevo, quindi circa il 40% dell'inizio di legislatura, restituendo alla Giunta le risorse ricevute in dotazione e non utilizzate per sostenere. Noi abbiamo questo privilegio, votiamo prima il bilancio del Consiglio e poi quello della Regione, anche a sottolineare, io lo ribadisco sempre, il primato del potere legislativo sull'esecutivo. Non a caso in tutte le nostre assemblee, dai consigli di circoscrizione fino al Senato, chi presiede l'assemblea è un po' più in alto dell'esecutivo, che sia esso il presidente di circoscrizione o il presidente del consiglio dei ministri. Questa è una Repubblica
democratica, e quindi noi queste risorse le abbiamo date alla Giunta su alcuni temi condivisi da tutto il Consiglio, che va dall'assistenza al diritto allo studio universitario, le cosiddette note borse di studio per gli studenti universitari. Parliamo comunque di diversi milioni di euro. Condivido le forti perplessità di molti amministratori locali sul patto di stabilità interno, una camicia di forza che trasforma i comuni in meri centri di spesa, sottrarre loro la capacità di fare investimenti. Negli ultimi 5 anni i comuni italiani hanno perso il 37% di potere di investimento. Su questo, se mi concedete una considerazione di qualche secondo personale, è evidente che la corsa all'indebitamento che abbiamo visto in questi decenni è una responsabilità della politica che in qualche modo andava frenata. Quello del patto di stabilità è un sistema discutibile e perfettibile, qua viene la mia posizione personale. Io quello che non mi convince è l'ottusità del patto di stabilità, che mette tutti sullo stesso piano, non permette a chi invece virtuosamente amministra come si deve di poter utilizzare le risorse necessarie. Quindi condivido nella condivisione di queste perplessità, di questa camicia di forza che costringe i nostri comuni, non si può non rilevare che negli ultimi 5 anni i comuni italiani hanno perso il 37% di potere di investimento. Il vero problema è dove andare a trovare le risorse per mantenere inalterato il livello qualitativo delle nostre realtà. A mio avviso una strada consiste nella drastica riduzione del debito pubblico mediante le dismissioni di partecipazione e proprietà immobiliare non utilizzate per le funzioni pubbliche. Sappiamo che così si vanno a toccare interessi consolidati nella burocrazia e nell'amministrazione pubblica e parapubblica, ma è un processo che non può essere più eluso né rimandato e riguarda tutto il nostro sistema, perché fino ad ora noi abbiamo assistito a chi ha il potere legislativo, mi riferisco al Parlamento, che è intervenuto pesantemente, duramente, molte volte anche in maniera condivisibile esclusivamente sui livelli sottostanti. Noi non abbiamo fino ad oggi assistito a una vera riforma dello Stato complessiva, mentre nella sua realtà, a cominciare dal Parlamento e dalle spese che toccano i ministeri della Repubblica, ma si è assistito a un taglio notevole, regioni, province, insomma vi risparmio cose che sapete. Tutti i livelli di governo, nessuno escluso, dovranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ma prima di imporre dall'alto le regole del gioco occorre cercare il coinvolgimento delle realtà territoriali, accogliendo i suggerimenti che provengono da amministrazioni locali che conoscono bene problemi e opportunità. L'ultima Assemblea Nazionale dell'ANCI ancora una volta ha fatto emergere le grandi difficoltà che tutti i comuni, a cominciare da quelli più piccoli, specialmente la nostra regione, lo sapete benissimo, 1206 comuni sui poco più di 8000 comuni del nostro paese. Personalmente ritengo che siano una grande, come dire, non solo un'importante realtà, ma una grande risorsa se utilizzati correttamente in, speriamo, una volta tanto, una seria riforma dello Stato, non fatta sotto pressioni o mode momentanee, una seria, ponderata e approfondita riforma dello Stato. A cominciare da quelli più piccoli, i comuni più piccoli soffrono per il patto di stabilità che impedisce perfino di fare interventi indispensabili come quello per la manutenzione urbana e la messa in sicurezza del territorio e degli uffici scolastici. È necessario quindi un serio iter parlamentare per allentare i vincoli del patto di stabilità, escludendo da questi vincoli almeno tutti i settori più indispensabili per garantire la sicurezza dei cittadini. Nel patto di stabilità c'è una sbagliata idea di sviluppo che provoca moltissimi danni anche al sistema delle imprese, con la riduzione dei trasferimenti agli enti locali e l'aumento della leva fiscale, di cui devono assumersi la maggiore responsabilità proprio i comuni, costretti purtroppo a incrementare tasse e addizionali, gravando ancora su famiglie e imprese. Credo che dalla giornata odierna possano emergere utili indicazioni sul ruolo che il Piemonte può svolgere a ogni livello amministrativo e politico, affinché il sistema pubblico nel suo complesso possa essere uno dei motori del rilancio economico e di una nuova sinergia tra pubblico e privato a favore del benessere della nostra comunità regionale. Io vi auguro buoni lavori, buon convegno, mi scuso di non potermi fermare, ma un precedente impegno preso
dal sottoscritto mi porta fino a Pinerolo su un tema che c'entra poco con la finanza locale, riguarda però una grande realtà, un patrimonio della nostra regione, che sono le società operaie agricole di mutuo soccorso, che sono alla base della solidarietà, che in qualche modo c'entra, ed è un grande patrimonio perché delle 4.000 nate dopo lo Statuto Albertino ce ne sono ancora 400, che sono un patrimonio straordinario di valori e di solidarietà che va assolutamente salvaguardato. Mi scuso, ero incuriosito, come avrete potuto capire, da qualche piccola digressione dal testo personale su alcuni temi che riguardano il patto di stabilità, e mi sarebbe piaciuto ascoltare i vostri interventi. Mi farò poi raccontare da Gilberto, dall'assessore Pichetto, la sintesi di questa mattinata. Grazie ancora, ancora benvenuto a Palazzo Lascaris, che è la casa di tutti i piemontesi, quindi compresa la vostra, e alla prossima occasione. Grazie e buona giornata. Bene, allora ringraziamo il vicepresidente Placido per l'intervento e i saluti iniziali. Do il benvenuto a tutti a questo incontro che è organizzato dal Centro Studi e Documentazione per le Autonomie Locali del Consiglio Regionale del Piemonte. È una giornata in cui proveremo a ragionare, anzi sicuramente ragioneremo, su un tema di cui spesso si legge nei giornali. Insomma, il patto di stabilità è un argomento, un tema che spesso occupa le prime pagine dei giornali, dove per patto di stabilità, ma poi lo spiegheranno bene i nostri relatori, intendiamo quell'articolato sistema di norme che lega le esigenze di spesa e investimento degli enti locali con le regole della permanenza all'interno dell'Unione Europea. Sappiamo, come ha detto il vicepresidente Placido nell'intervento iniziale, che il patto di stabilità ha creato numerosi problemi negli anni, e su questo proveremo a ragionare sia sulle problematicità che anche sulle occasioni di sviluppo che possono arrivare da questo sistema di norme. Allora, saluto i nostri relatori presenti oggi, a partire dalla mia sinistra, ovviamente, l'assessore al bilancio della Regione Piemonte, Gilberto Pichetto Fratin, il dottor Pierluigi Ropolo, esperto in finanza locale e consulente dell'ANCI, il collega dottor Matteo Barbero, della Direzione Programmazione Strategica della Regione Piemonte, e infine il professor Luigi Puddu, ordinario di ragioneria presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino. Allora io cedo subito, senza tema, la parola all'assessore Gilberto Pichetto Fratin. Sì, le do il microfono allora. Sì, sì, sì. E grazie. Anche perché sono le sedie basse, non si riesce, non si sta seduti bene. Innanzitutto mi si è permesso di rivolgere il saluto a nome della Giunta regionale in questa sede del Consiglio a tutti gli intervenuti e agli oratori, a coloro che interverranno sul cosiddetto patto stupido, era stato definito così, da chi in ambito dell'Unione Europea creò alla base del meccanismo tra i vari stati dell'Unione Europea. Ed è ahimè, una regola che se da un lato deve mantenere nell'ambito degli stati dell'Unione Europea così l'equilibrio e l'attenzione a non creare gli sforamenti, dall'altro si è dimostrato che gli sforamenti ci sono stati enormi. I casi di Grecia, Irlanda, poi con naturalmente le nature più diverse, le origini più diverse, dai bilanci falsi in alcuni paesi alla classificazione in modo diverso delle spese in altri paesi, perché poi ecco, non avendo a livello europeo una armonizzazione dei sistemi contabili, diventa difficile misurare tra i vari paesi o raffrontare, quindi sovrapporre, avere un meccanismo di rapporto i bilanci ai vari paesi. Ma lo dico, noi non abbiamo ancora l'armonizzazione dei sistemi contabili nell'ambito del nostro paese. La differenza che ci sono tra i meccanismi di bilancio dello Stato, quindi le norme, le regole giuridiche nella definizione del bilancio dello Stato,
quello dei bilanci delle regioni che si avvicinavano di più allo Stato e meno agli enti locali fino a poco tempo fa, e adesso invece con una serie di interventi, gli ultimi due o tre anni, un po' più rigide e quindi con riferimento agli enti locali, ma la contabilità economica delle ASL, che tanti problemi ha creato questa regione nel riconciliare, io sono attualmente ancora impegnato a tentare di riconciliare i bilanci delle ASL con quelli della regione, cioè, la nostra realtà, noi sono emersi dopo 6, 7, 8 anni disavanzi rilevanti, nella riconciliazione fatta solo dalla parte finanziaria, quindi abbiamo dovuto recuperare e quindi è diventato un disavanzo. Nel bilancio regionale recuperare una somma di 800 milioni nel 2007, ma io dico molto francamente, c'è la difficoltà di a questo punto riconciliare tutta la parte economica ancora, tutta la parte patrimoniale, perché con un'operazione di due mesi fa abbiamo ad esempio coperto i cosiddetti ammortamenti non sterilizzati, ce n'erano per 600 milioni sul sistema delle ASL. Questo come mai? Al di là di tutte poi le considerazioni, fatto i bilanci corretti e non corretti, fatti bene e fatti male, ma perché? Perché criteri diversi tra un soggetto e un altro, e peraltro soggetti che devono fare cascata. Quindi l'impossibilità tra soggetti che devono comunque incorporarsi l'uno nell'altro di incorporarli, cioè come far entrare su un quadrato dentro un cerchio, dove a questo punto non passano, non funziona. A tutto questo, ecco, quindi questa è un po' anche la natura di un sistema difficile, un sistema quindi che parte con la difficoltà a livello europeo, che è la difficoltà, un po' la discussione che abbiamo in questi giorni sulla partita dell'euro. La Banca Centrale Europea deve proprio solo preoccuparsi dell'inflazione, cioè adesso io la banalizzo, ma di fatto dovrebbe solo preoccuparsi dell'inflazione secondo i principi banalizzati, quindi mette moneta, si preoccupa dell'inflazione e basta, oppure in quel caso la Banca Europea, Banca Centrale deve anche utilizzare la moneta come strumento di politica economica, così come in tutti gli stati del mondo. Ma su questo divago, e io corro sempre il rischio che divagando vado troppo lungo, quindi cerco di rientrare sul tema che mi hanno dato, peraltro ho visto che mi hanno dato la territorializzazione, sarà per ricordarmi che la territorializzazione, il meccanismo cascata, permettete una digressione personale, l'attribuiscono a me, a una mia operazione sulla finanziaria per il 2009. In realtà devo svelare che non è da attribuire totalmente a me, è da attribuire al fatto di tentare solo un attimino di unire le valutazioni nazionali alle realtà locali. Questa va attribuita al senatore Fosson della Valle d'Aosta, che è un medico, e che in aereo da Torino a Roma mi disse: ma come mai la regione Valle d'Aosta non può dare le proprie quote del patto di stabilità al comune di Aosta? Questo era stato. E quindi ci mettemmo a lavorare su questa ipotesi, senza pensare ancora che si creasse che si potesse creare poi un meccanismo nazionale. Lavorandoci sopra, ecco, siamo arrivati alla formulazione del primo passaggio a cascata di territorializzazione del patto di stabilità, che comunque da poi dal 2009 ad oggi è stato uno strumento che ha consentito di liberare complessivamente quasi 4 miliardi, sono 3,8 miliardi se Barbero mi ha dato i numeri giusti. Quindi mettiamoci la condizione anche Bottazzi, cioè i miei due angeli custodi, perché poi io la racconto, ma sono loro che mi danno le tabelle.
E su questo, ecco, ricordando che la Regione Piemonte proprio dal 2009 ha fatto un po' da apripista sul sistema proprio di elaborare i meccanismi per arrivare ad una normativa organica e quindi riuscire ad essere più incisivi, più efficaci possibili nella territorializzazione. Solo la Regione Piemonte, quindi solo l'intervento regionale, ammonta a quasi 1 miliardo, sono 925 milioni, quindi considerando la parte di puro patto verticale. E anche quest'anno, con uno sforzo notevole, sia finanziario, sia, devo ringraziare, di lavoro da parte della struttura, cioè con una serie di correzioni strada facendo, ne abbiamo fatte anche borderline, voglio essere sincero, nel senso che c'erano già la delibera in giunta, telefonavano i comuni dicendo mi mancano 100.000 e l'abbiamo aggiunto senza tante storie, cioè abbiamo trovato il modo di sistemare il più possibile anche quest'anno, quindi sono circa 200 milioni che ci hanno permesso e ci permettono di dire a oggi, a novembre 2013, che certamente non abbiamo soddisfatto tutti, ma il meccanismo messo in piedi, che ha liberato i cofinanziamenti dei fondi comunitari, che ha liberato l'edilizia scolastica e gli interventi antisismici, che ha attribuito le quote anche col meccanismo della penalizzazione, perché ecco, altra cosa, una delle dei meccanismi da oliare, che sa, è più facile se si hanno 20 comuni che non 600 quanti ne abbiamo, 590 soggetti a patto di stabilità, è quello che le varie realtà, i vari comuni chiedano quanto effettivamente gli serve di patto, perché avendo noi sulla delibera di quest'anno messo la regola che se ne chiedi in più e non l'utilizzo lo perdi un altro anno, c'è la penalità, percorso ad handicap, devo dire che i primi risultati ci sono stati, perché ricordo che c'è un comune, non si fanno mai i nomi, in questo caso neanche i cognomi, via, che ha telefonato almeno 50 volte a me e 300 alla struttura, penso che Barbero al numero di telefono ce l'ha a memoria, aveva chiesto 6 milioni alla fine. Alla fine, quando ho visto che c'era la penalizzazione, gli bastava 1,5 milioni. Quindi anche qui, cioè, dobbiamo far che dircelo, no? Un attimino di correttezza nel rapporto è fondamentale. Ed è chiaro che passando da 6 milioni a 1,5 milioni ha liberato 4 milioni e mezzo, che ha permesso probabilmente di accontentare un numero molto alto di tutte invece quelle situazioni che gli mancavano 70.000, 120.000, mi ricordo l'ultimo che abbiamo aggiunto, 7.000 euro mi pare, 7.000 euro, però probabilmente per quel comune i 7.000 euro gli serviva per fare l'operazione, per pagare l'artigiano che altrimenti andava sott'acqua e non riusciva a pagare la cartella di Equitalia. Quindi questo è poi la chiusura della partita. È quindi un meccanismo che man mano abbiamo oliato. C'è da ricordare che un altro anno purtroppo ci sarà probabilmente con la legge finanziaria, anzi adesso con la legge di stabilità, sarà approvata in Senato, mi pare calendarizzata martedì o mercoledì, e quindi sta uscendo dalla commissione, io non ho il testo quindi delle ultime elaborazioni, ma se rimane così ci sarà ancora un'ulteriore restrizione sulle regioni, e questo ci preoccupa, perché chiaramente la restrizione significa chiusura anche nel ribaltamento. Ma vado oltre, qui purtroppo devo dire che ieri sto tentando faticosamente di chiudere il bilancio 2014,
devo dire faticosamente, perché comunque non è un mistero nessuno, noi abbiamo quasi 4 miliardi di disavanzo nel percorso, e 4 miliardi di disavanzo significa anche che vuol dire che hai spese ma non hai le entrate, quindi non riesci a pagare. Con questo riusciamo a pagare, con questo man mano tipo riusciamo anche a pagare, e stiamo anche rientrando, perché 2 miliardi abbiamo recuperati, anche facendo urlare tutti, io mi rendo conto, così, qui ci sono degli amministratori, se avessi il quattrino e gli spazi di competenza sarebbe una vita molto più facile, sarebbe molto più comodo a dire sì e fare bella figura, ahimè. Devo dire che nella redazione del bilancio di previsione 2014, avendo noi un piano di rientro sulla sanità da rispettare, dovrò fare un intervento che penalizza sotto l'aspetto del patto di stabilità, perché essendo la sanità fuori dal patto di stabilità, noi inserivamo sulle UPB e poi quindi sui capitoli della sanità gli importi degli cosiddetti extra LEA, che sono una quota sanitaria per una piccola parte, poi io in realtà qui dico per una piccola, in realtà sul tavolo con Di Massiccio ho detto per una grande parte, l'esatto opposto, però uno deve anche fare un po' il sindacalista, il ruolo uno lo deve svolgere. E di politica sociale, assistenziale per l'altra parte. Ciò ci è stato contestato dicendo il piano di rientro deve essere rigoroso e nei capitoli della sanità, usando il termine, deve esserci solo partita sanitaria, quindi sposterò dalla 20 alla 19 gran parte degli extra LEA, ma significa spostare una cifra, l'andrò a definire questa mattina, finito il convegno, che sarà di almeno 70, 80, 90 milioni, una cifra non indifferente, spostarla da ciò che era fuori patto a cifra che va nel patto, e quindi mangiare spazi, consumare spazi che la regione Piemonte ha e che naturalmente, se liberi non utilizzati, può ribaltare sugli enti locali. Se a questo ci aggiungiamo i 3,6 miliardi che almeno nella bozza di legge di stabilità, poi io mi auguro che in questi giorni ci si ricreda, e poi semmai vi faccio una considerazione, i 3,6 miliardi che di taglio sulle regioni, che ribaltandoli sul Piemonte 8,5-9% diventano 330-340 milioni, vuol dire che in proiezione 2014 mi sono mangiato 400 milioni, detto in soldoni è tutto ciò, che è una cifra pesante che non sappiamo se riusciamo a sopportare. Questo è il primo elemento di terrorismo che mando. La speranza è che il tavolo a livello europeo, che è aperto sul tema, ci si sta rendendo conto che si sta ammazzando, che è uno degli elementi che ammazza l'economia nazionale, perché un paese che, poi io non lo condivido, io sono ancora di quelli che lo Stato dovrebbe fare poche cose, quindi il mio pensiero è di quelli, giustizia, quella vera, difesa, però in una realtà dove il bilancio dello Stato è metà del prodotto interno lordo, il bloccare il sistema dell'investimento pubblico con meccanismi quali quelli del patto di stabilità diventa davvero
uno dei tanti fattori, con la fiscalità molto alta perché abbiamo un debito pubblico molto alto, con tutto quello che sui giornali basta ogni giorno ci leggiamo, un ulteriore elemento prociclico verso la crisi, prociclico verso l'arretramento del nostro sistema economico. Quindi non prociclico, se si cresce il prociclico fa salire, ma se si cala il prociclico in questo caso ci fa scendere. Quindi noi assolutamente dobbiamo augurarci che la trattativa che il governo nazionale ha avviato con l'Unione Europea ci porti almeno a liberare alcune fette. Ci porti almeno a liberare, veramente, per l'Italia, se liberassero il cofinanziamento nazionale e regionale sui fondi comunitari, sono circa 60 miliardi di euro, sono 30 miliardi che si liberano, mal contati. 30 miliardi a base nazionale, almeno metti pure che lo Stato se ne prenda una gran fetta, che non voglia cederli tutti perché deve comunque stringere, ma se consideriamo i fondi, se la logica dei fondi strutturali europei è una logica che deve essere di riequilibrio del sistema europeo, non si capisce perché poi i meccanismi applicativi, o questi meccanismi applicativi, devono essere esattamente il contrario del riequilibrio che sono le finalità dei fondi comunitari. E poi bisognerebbe mettersi d'accordo un po' sulla tempistica, perché sulla tempistica c'è un'altra partita. Noi dovremmo definire la distribuzione delle quote di patto entro il 15 di marzo quest'anno. Allora, come si fa? Mettete pure che questo Consiglio regionale approvi il bilancio di previsione per quella data, ma ricordatevi che l'esercizio provvisorio potrebbe arrivare al 30 d'aprile. L'anno scorso la Regione Piemonte, io sono arrivato al 20 di marzo, 21, 22, cos'era, e mi sono andato in commissione a discutere il bilancio, che è stato approvato il 30 aprile, il 2 maggio, il voto finale. Quindi, primo, cosa distribuisco se non ho il bilancio? Ma dall'altra parte, ribaltiamo, in un paese che approva i bilanci di previsione entro il 30 di novembre, cioè, che previsione riesce a fare di richiesta di patto? Cioè, già quest'anno c'era, diciamo che paradossalmente si è fatto come i gamberi, alcuni comuni hanno fatto come i gamberi, hanno fatto il bilancio, approveranno il bilancio la settimana prossima in base alle quote di patto che hanno ricevuto un mese fa. E questo è uno degli elementi di confusione nazionale, che un paese che vuole uscire da questa situazione deve in qualche modo regolarsi, darsi un ordine, darsi una sequenza, darsi dei criteri e non comunque sempre lavorare fare un buco oggi per riempire il buco di ieri, ma domani dovrò riempire questo. Questo non è un sistema che funziona. Un ultimo messaggio, che ci sono gli amministratori. Ho detto prima, io se va bene per oggi chiudo il bilancio, se mi va bene tra sabato e domenica lo metto a posto, e lunedì potrei anche portarlo in giunta. Potrei se riesco per domenica a chiudere, altrimenti lo porto, chiedo una giunta martedì. Quindi il bilancio di previsione 2014 arriva in Consiglio regionale, poi sarà competenza del Consiglio regionale, non è mia volontà coercire, sto già coercendo un po' tutti, quindi non il Consiglio regionale, anche se naturalmente spero che e so che il senso di responsabilità c'è pur nella difficile situazione in cui si trova il Consiglio regionale, avendo, come leggiamo sui giornali, 40 più consiglieri a cui vanno
quasi tutti la mia solidarietà, meno che quelli che percentualmente possono essere anche truffatori, ma se è specchio del paese, scusate, dicono che ogni 100 persone ce ne sono almeno 10 ladri acclarati, quindi 6 devono esserci, perché altrimenti non, il Consiglio regionale non rappresenta il paese, scusate la battuta, ma... guardate, se siamo sbagliati, cioè io non scarto che possano esserci anche dei truffatori, io non lo scarto per nessuno, però io ritengo, parto dal fatto che mi sembra abnorme che lo siano tanti così e che quindi credo che l'80, il 90, ma mi auguro il 100% siano corrette e in buona fede. Poi naturalmente io non mi esprimo un giudizio senza conoscere alcun fatto, ma su questo comunque manifesto la vicinanza al Consiglio regionale, all'insieme, perché è giusto che tutti abbiano la possibilità di dimostrare la loro buona fede e la loro non colpevolezza, mentre appare questo leggendo gli organi di stampa. Dico, l'impegno è quello di arrivare ad approvare il bilancio entro fine mese di dicembre, quindi se riusciamo a non andare nell'esercizio provvisorio, se andiamo per un breve periodo, con ciò anche mantenendo un trend di disponibilità che garantisce tutti i servizi. Questo è l'obiettivo che credo possiamo raggiungere. Altrettanto il piano dei pagamenti, anche se con tanta fatica sta andando avanti, sia come rientro sulla sanità, sia per quanto riguarda i pagamenti in rete alla regione. Martedì noi abbiamo firmato una tranche del 35 e stanno partendo, la ragioneria sta definendo altri pagamenti per circa 660 milioni che permettono all'ente centrale di praticamente azzerare la quota dei propri residui passivi liquidati. Un problema che abbiamo, e lo dico perché sono gli amministratori, è che abbiamo alcune partite non liquidate o alcune non liquidabili, dove i comuni vantano, la procedura è incagliata in alcuni casi dagli stessi comuni, nelle stesse province, perché non è completata la documentazione, e in altri casi sui nostri settori, perché naturalmente quelli io sulla ragioneria non ho la liquidazione e come tale, però io devo dire che sull'ente centrale possiamo dire che arriviamo ai 60 giorni, anche riportando dentro alcune partite di disavanzo che con il bilancio che andiamo a presentare la settimana prossima dovrebbero essere portate dentro. Grazie. Allora, grazie Assessore per anche la chiarezza e la schiettezza delle posizioni, della rappresentazione della realtà. Grazie anche per essere stato nei tempi, perché questa è una premessa che faccio anche ai relatori che seguono. Cercherò di essere il più europeo possibile nei tempi. Quindi stiamo nei 15-20 minuti perché la mattinata è lunga, che adesso proseguiremo con l'intervento del professor Luigi Puddu e del dottor Ropolo, poi faremo una brevissima pausa caffè, daremo la parola al dottor Barbero e poi alle domande e interventi dal pubblico. Quindi vi prego di stare nei tempi, ci hanno dati circa 15-20 minuti, sappiate che, appunto, come si usa il Parlamento europeo, segnerò il tempo allo scadere. Quindi il professor Luigi Puddu che parlerà di armonizzazione contabile e sistema unico di contabilità. Credo che abbia anche delle slide, giusto? Sì. Grazie. Ah, ecco, grazie. Un'avvertenza, vi chiedo di parlare il più possibile vicino al microfono per un motivo. Sì. Perché noi stiamo registrando il convegno, che poi sarà disponibile su internet, e lo stiamo trasmettendo in diretta streaming sul sito del Consiglio regionale. Quindi se non parlate vicino al microfono non arriva la voce. Io spero... Sì. Ok. No, prego, sì. Spero mi ascoltiate. Si stacca anche se può. Abbastanza vicino. Non riesco, normalmente all'università ho gli assistenti che mi schiacciano anche i pulsanti e quindi riesco. Siamo abituati bene noi docenti accademici. Io volevo fare una
come dire, una parto dal fondo. Beh, prima di tutto ringrazio il Centro Studi Autonomie Locali per questo invito, il Presidente Onorevole Cattaneo per da parte dell'invito del Consiglio regionale, e vorrei anche ringraziare l'assessore Pichetto perché è persona che, al di là della dimensione politica e partitica, che io non mi permetterei mai di affrontare, ha una competenza tecnica e professionale riconosciuta a livello nazionale. Io non dimenticherò che è stato il relatore all'inaugurazione dei master in management pubblico l'anno scorso, master che teniamo nella nostra scuola di management, e in quell'occasione lui aveva parlato come relatore della legge finanziaria del 2013. Ci ha citato nel suo incipit il suo intervento sulla territorializzazione del patto di stabilità del 2009, intervento tecnico, e anche con riferimento alla legge finanziaria io avevo potuto notare che come dire, i gran commi dello Stato gli riservavano molta attenzione nella base di quanto lui presentava. Io ho cominciato da questo incipit, il senatore Pichetto non c'è, quindi non faccio nessuna piaggeria, però vorrei anche, come vi dicevo, partire da una considerazione che avrei lasciato alla conclusione, ma voglio dire subito. Da un esame ragionieristico, tecnico, scientifico di tutto quello che è l'aspetto della contabilità delle amministrazioni pubbliche, che noi definiamo da un punto di vista accademico come amministrazione razionale, ecco, io sono arrivato a questa conclusione. Il nostro paese, le nostre amministrazioni pubbliche, come amministrazione razionale di contabilità e bilancio, per quanto riguarda il sistema, sono a posto. Siamo a posto, poi metterò dei numeri, non abbiamo posizioni, come dire, non difendibili dal punto di vista tecnico, scientifico, professionale. Non siamo a posto, cioè è da implementare, tutto l'aspetto che potrebbe essere definito del controllo di gestione. Cioè, abbiamo un sistema contabile nel quale la destinazione della spesa è effettuata su parametri che non servono per gestire. Mi riferisco ad esempio all'opportunità che adesso viene data a tutte le amministrazioni pubbliche e in primis allo Stato di destinare la spesa per missioni e programmi. Ecco, missioni e programmi, oppure come diceva l'assessore Pichetto per quanto riguarda la sanità, imputare la spesa della sanità per LEA, livelli essenziali di assistenza. Va benissimo, non voglio criticare questa impostazione, ma non basta, non è sufficiente, perché mi considero dal punto di vista scientifico necessario passare ad un'attribuzione che, oltre ai programmi, le missioni, i livelli essenziali di assistenza, individui le attività svolte. Bisogna andare su un sistema di contabilità per attività. E quindi è un passaggio questo davvero va sperimentato. Non c'è bisogno di sperimentare la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale. Sono anni, sono dal 1400 che abbiamo questi sistemi contabili, non abbiamo bisogno di questa sperimentazione. Io non avrei dato, e questo vi chiedo scusa, è un atteggiamento politico, ma dal punto di vista, ripeto, tecnico, non avrei dato lo slittamento. Ho detto no, si parte, perché quando il problema è contabile non è mai un problema, è un problema tecnico. Mentre invece l'aspetto a cui accennavo dell'attività, dei risultati semplici, misurabili e precisi, quantitativi, questo è un problema di sperimentazione e mi ci metto in gioco, è anche un problema di studio, di ricerca, per cui vi do questa disponibilità
come dipartimento di management, come master in management pubblico, da parte dei nostri studenti, dei miei collaboratori e mio personale, ad una collaborazione di studio a livello quindi scientifico e del tutto istituzionale per affrontare questi temi che, ripeto, delle attività che vengono svolte, in modo da argomentare poi un sistema contabile che sia un sistema contabile che serva effettivamente, come diceva Einaudi, conoscere per deliberare. Adesso vi chiedo scusa, passerei, ecco, tutto quanto vi dico è su questi lucidi. Vi proietto, no, grazie, gentilissima. Vi proietto questi lucidi, ho preparato anche una relazione scritta e quindi sarà agli atti, vi sarà poi trasmessa, quindi io arrivo fino a che il tempo europeo me lo consenta, me lo può consentire. Allora, prima cosa, ecco la definizione del paradigma scientifico, amministrazione razionale, programmazione, esecuzione, controllo. Noi stiamo facendo questo tipo di amministrazione razionale, perché la programmazione col bilancio preventivo, abbiamo sentito l'assessore Picchetto, preventivo fatto prima che cominci il nuovo anno, già da lunedì ci sarà questa struttura di bilancio per la Regione Piemonte, poi esecuzione, quindi contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, controllo, bilancio consuntivo. Su questo il sistema, ripeto, delle amministrazioni pubbliche è assolutamente in linea. Questa è l'amministrazione razionale fondata su, a mio giudizio, e poi è chiaro che premetto questo, ecco qui è citato in questo lucido, programmazione, esecuzione e controllo, abbiamo gli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici, tutti e tre, nella programmazione abbiamo il preventivo finanziario, il patrimoniale preventivo e il conto economico preventivo, poi l'esecuzione con la contabilità e a fine il controllo, rendiconto finanziario, stato patrimoniale consuntivo e conto economico consuntivo, bilancio consuntivo, nei suoi tre completi aspetti. Su questo il settore pubblico è all'avanguardia, perché se io prendo il codice civile per tutte le imprese private, societarie, c'è scritto che le imprese presentano il bilancio consuntivo, non presentano il preventivo è atto del CDA, e presentano il consuntivo ma formato da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, manca il rendiconto finanziario, mentre gli amministratori finanziari delle aziende pubbliche, io le chiamo aziende, non enti pubblici, mi perdonerete questo aspetto che deriva dal fatto che sono professore di ragioneria e non professore di diritto, e allora per le aziende pubbliche c'è questa professionalità che va oltre a quella delle aziende private. Però non basta, ecco, e questo, perché questo richiama l'aspetto della contabilità generale che deve essere trasferita nella contabilità analitica. Oggi noi abbiamo la contabilità generale che copre tutta l'azienda pubblica, siamo a posto, dobbiamo passare ad una contabilità analitica per centri di costo, centri di responsabilità, e anche questa ce l'abbiamo, ma ci manca ancora l'ultimo granellino che sennò blocca tutto il sistema e rende tutto il sistema innocuo e soltanto defatigante, che è quello di procedere all'individuazione di indicatori di risultato dell'attività svolta. Così avremo il sistema sotto controllo. Proprio per individuare questa seconda parte, per passare dall'azienda ai centri di costo, di responsabilità e all'indicatore di risultato, come vi ho detto all'inizio, il nostro Dipartimento è a vostra istituzionale completa disposizione. Perché nasce il problema dell'armonizzazione contabile? Per la ragioneria questo problema, cioè
è impensabile che, come citava prima l'assessore Pichetto, è impensabile, inimmaginabile per la ragioneria che ci siano tante leggi di contabilità, tanti principi contabili per il settore pubblico. Basta uno, basta uno schema. Non ha ragione il fatto che lo schema sia differenziato. Però questo aspetto, come dire, scientifico è stato fatto proprio anche dal legislatore sulla spinta del federalismo. Era nato questo aspetto con la legge del 2009, la 42, divisione fra le aziende pubbliche federate, unità di governo centrale e unità di governo sotto governo territoriale, nel principio di sussidiarietà stabilito dalla legge costituzionale all'articolo 118. E proprio per questo, per evitare che il sistema implodesse, è stato definito tutto quell'articolazione di interventi per passare al sistema di finanza autonoma in cui le unità di consumo, i cittadini, pagano direttamente alle aziende pubbliche. Questa sì che è la privatizzazione. Non solo vendere beni del settore pubblico, ma mettere il settore pubblico nella condizione di agire direttamente come contropartita non solo delle attività, ma anche delle finanze dei cittadini. Così abbiamo un sistema a tu per tu e un sistema che facilita, è poco sociale sicuramente, ma facilita gli aspetti del controllo del bilancio. Prima, adesso, quindi se si arrivava col federalismo, come dire, spinto, si arrivava a un sistema di questo genere, che va tenuto sotto controllo, perché bisogna prevedere dei meccanismi perequativi, bisogna prevedere anche dei meccanismi di governo globale, altrimenti ci sarebbe un'anarchia istituzionale. Noi adesso siamo invece nel sistema di finanza derivata, dove tutti i flussi finanziari sono accentrati dallo Stato e il patto di stabilità è figlio di questa situazione, perché lo Stato accoglie tutti i versamenti dalle unità di consumo, dai cittadini, e poi li trasferisce al sistema delle aziende pubbliche. Il bilancio dello Stato, la voce più grande del bilancio dello Stato, non è nella spending review, non è il personale, non sono nemmeno gli interessi passivi legati al debito. La voce più rilevante del bilancio dello Stato sono i trasferimenti. Se vogliamo pareggiare, ridurre la spesa statale, dobbiamo ridurre i trasferimenti. Probabilmente dal punto di vista tecnico, politico, non riuscivano, e allora sono intervenuti tecnicamente nell'altro modo, cioè bloccando i pagamenti delle aziende pubbliche decentrate, con il patto di stabilità, che è fisicamente, tecnicamente governabile attraverso, per me, splendido, e anche qui è chiaro che do un giudizio, però per me è un giudizio scientifico, governo della tesoreria unica da parte della Banca d'Italia, perché è un modello che consente di accentrare. E allora cosa succede? Lo Stato, quando paga, va a pagare sul conto di tesoreria e quindi sfora sul conto di tesoreria con la Banca d'Italia, e siccome c'è il sistema di tesoreria unica, quando voi pagate automaticamente è come se pagasse lo Stato, e allora mettiamo il blocco perché non siamo riusciti a bloccare i trasferimenti. Se non si risolve questo nodo tecnico, penso che politicamente altri nodi non possono essere risolti. Il processo di riforma lo tralascio, ci sono tutte le leggi, tralascio anche l'aspetto della perequazione tra i vari, dell'armonizzazione dei sistemi di rilevazione e di contabilità, perché sono le leggi, il decreto legislativo 118 e 91, e vedo in sintesi le principali innovazioni. Primo, comuni schemi di bilancio per missioni e programmi. Ci sono estensione della legge di contabilità dello Stato al complesso delle amministrazioni pubbliche, fatto. Banca dati amministrazioni pubbliche, fatto. Tutta il MEF al controllo finanziario di tutti i dati di tutte le amministrazioni pubbliche, fatto. Leggi di stabilità
che è in approvazione e come disegno di legge per me è positivo dal punto di vista della ragioneria perché è in equilibrio, così come da 4 anni il bilancio dello Stato è in equilibrio. Bilancio di cassa perché, per consentire una programmazione monetaria giornaliera, e non vorrei la fuga in avanti verso il bilancio di cassa perché non è un bilancio rispetto al quale si possa lavorare con efficacia. Bilancio triennale, non autorizzatorio. E poi, ecco qui l'aspetto a cui accennavo prima, stanziamenti collegati agli indicatori di risultato. La legge 196 parla di indicatori che siano semplici, misurabili, però è qui che sbaglia dal punto di vista tecnico, perché parla di questi indicatori per i programmi. Se voi leggete i programmi, sono troppo generici, sono qualitativi. A noi non interessa come università sapere quanto spendiamo per il programma della didattica. A noi interessa sapere quanto costa un allievo della scuola di management, che è un'altra informazione. Poi distinzione tra bilancio decisionale e gestionale, e questo fatto è importantissimo. Affiancamento conoscitivo contabilità alla contabilità finanziaria della contabilità economico-patrimoniale, anche questo importantissimo fatto, comunque nessun problema, noi lo abbiamo realizzato, mi permetto un'autocitazione, con un sistema di contabilità che utilizziamo nei nostri corsi di laurea, che abbiamo chiamato sistema unico, dove in partita doppia, utilizzando i conti d'ordine, facciamo tutta la contabilità e finanziaria, economico-patrimoniale. Non bisogna spendere niente, basta un semplice programmino di partita doppia, che non costa caro. Valutazione della spesa, e qui entriamo al controllo del MEF. MEF in tutti i collegi, estensione nell'ambito di applicazione del bilancio dello Stato a tutte le amministrazioni pubbliche. Quali sono gli aspetti rilevanti dell'armonizzazione contabile? Ho ancora 2 o 3 minuti e sì, chiudo. Assolutamente. Primo, sistema integrato di contabilità finanziaria, economico e patrimoniale. Fatto. Il MEF ha già predisposto un piano dei conti dove voi in automatico schiacciate un bottone, fate la rilevazione dell'operazione elementare, come si chiama adesso, del fatto amministrativo, e questo viene registrato e in contabilità finanziaria e in contabilità economico-patrimoniale, lo fa la macchina. Competenza finanziaria potenziata, non sono d'accordo tecnicamente, e poi equilibrio di bilancio invece d'accordissimo, perché è una modalità, come dire, importante, e mi soffermo solo sul problema della competenza finanziaria potenziata, perché è stato il problema che dal punto di vista finanziario ha creato la richiesta, mi dicono, dello slittamento di tutto il processo di riforma della contabilità. Perché si passa ad una considerazione dell'impegno nella contabilità finanziaria molto vicina alla liquidazione. L'obiettivo era quello di ridurre i residui passivi, perché a livello europeo i residui passivi sono considerati come debito e quindi venivano, come dire, imputati alle nostre amministrazioni pubbliche come amministrazioni pubbliche fortemente indebitate per la presenza dei residui passivi. Ma non c'era bisogno di sconvolgere il sistema con la contabilità finanziaria potenziata, e qui do un parere da professore di ragioneria pubblica. Bastava ritornare alla vecchia tradizionale distinzione tra, e voi mi capite tutti, tra residui passivi di impegno e residui passivi di liquidazione. Cioè, una somma impegnata e non liquidata non è un debito. Il debito è solo il liquidato non pagato. Quindi bastava mettere un asterisco nel computer, tiravi fuori dai residui passivi, di cui non debiti questi, e si dava questo all'Europa. Comunque, questo, ripeto, è la mia osservazione ragionieristica. Concludo con gli spunti critici conclusivi. Controllo di bilancio sui dati finanziari di sintesi esercitato. Con riferimento ai risultati differenziali,
e io parlo qui dello Stato, ma vale anche per le amministrazioni territoriali. Risparmio pubblico, avanzo disavanzo d'amministrazione, risultato economico di parte corrente. Preso i bilanci dello Stato, il consuntivo 2011, il consuntivo 2012, l'assestato 2013, il disegno di legge di stabilità 2014, prendete solo l'ultima riga, le ultime due righe, e qui avete la dimensione della posizione del nostro bilancio, che è un bilancio all'onor del mondo ragionieristico. Risparmio pubblico 2011, 0,375 miliardi di euro, più 2012, più 33 miliardi, assestato 2013, più 25 miliardi, disegno di legge di stabilità nato dal governo, più 14 miliardi, cioè le entrate correnti meno le spese correnti, tutte, compresi anche gli interessi passivi, danno un più. Poi si arriva un meno, un saldo netto da finanziare, ma che è virtuoso, perché nasce proprio nel consuntivo 2011 di 41 miliardi, nel consuntivo 2012 di 2, e per ritornare a 31 e a 38 nell'assestato e nel disegno di legge di stabilità. Questo è virtuoso per due motivi. Primo, se vado in disavanzo nel saldo netto da finanziare, avendo la parte corrente positiva, da bilancio, da ragioneria, vuol dire che sto andando in disavanzo perché sto facendo degli investimenti, spese in conto capitale, e quindi è positivo. E in parte questa spesa in conto capitale la finanzio con l'avanzo di parte corrente, e quindi è positivo. Poi aggiungo un'altra considerazione, questi disavanzi di 31 e di 38 miliardi per il 2013 e il 2014 nascono soprattutto dal fatto che si è introdotta quella disciplina del pagamento della spesa in conto capitale, cioè dovendo pagare la spesa in conto capitale non anticipatamente, era dovuta assolutamente ai creditori, e questo ha creato l'esigenza del fabbisogno finanziario che ha portato in disavanzo il saldo netto da finanziare. Concludo. Spunto critico decisivo per me strategicamente importante, e ribadisco la piena disponibilità, deciso passaggio alla contabilità per il controllo di gestione, che deve avvenire per destinazione sulle attività più rilevanti, non su tutte, e sui centri di responsabilità che le realizzano, e non solo su destinazioni di tipo qualitativo, ad esempio nel bilancio dello Stato missioni e programmi, nel bilancio delle ASL e delle ASO, i livelli essenziali di assistenza. La delega al governo al punto F per definire dichiara di voler definire un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio. Il riferimento, a mio giudizio, va operato oltre che ai programmi di bilancio, alle attività svolte, perché la classificazione per programmi di natura qualitativa è troppo sintetica e non fornisce indicazioni utili per il controllo razionale dell'amministrazione. Grazie professor Puddu, anche per essere stato nei tempi, grazie mille. Facciamo una piccola variazione al programma, per cui facciamo adesso una pausa caffè che troverete esattamente qua sotto, scendendo lo scalone, uscite subito sulla destra, si chiama Sala delle Bandiere, comunque ci saranno i nostri colleghi che vi indicheranno la strada. C'è una pausa, un breve coffee break offerto dal Consiglio regionale, e poi ci ritroviamo qua direi fra un quarto d'ora con l'intervento del dottor Ropolo sulla finanza locale. C'era il comma 5 che dice si considerano impegnate le spese finanziate con, e i residui di stanziamento, come li chiamiamo noi, non ci sarebbero. Li mandi in avanzo da me e
amministrazione che riscrivono l'anno dopo. Grazie. Invece ci fanno fare quel giro strano, fondo pluriannale, dove si stanno incartando. Si stanno incartando. Dove si stanno incartando. Bravo, che Luigi, sono contento. Quindi la consigli di... Tu hai anzi dato la definizione tecnica. Bada che era già così. Sì. Vabbè. Era già così, l'hanno modificata su richiesta dell'ARCI nel 96, sì, quindi l'anno dopo, sì, perché naturalmente dovevano stare l'ARCI. Grazie. E poi altro, per Luigi, e poi leggi, mi fai sapere questo sui missioni, programmi? Sono, no, su quello siamo d'accordo. D'accordo sulle attività? Sono d'accordo soprattutto quando hai detto che bisogna farlo per settore. Nel, sì, 93, sì, io facevo parte del gruppo di lavoro al Ministero dell'Interno, facemmo la battaglia perché l'introduzione delle rilevazioni economico-patrimoniali fossero per oggetti i, sì, servizi a domanda individuale. Sì. Allora, diciamo, se vuoi prendere i soldi per, dalla regione per l'asilo nido, mi tieni la contabilità per, bravo, queste proventi. Oh, no, invece tutto. Tutto. E ha significato niente. Bravo. Allora, se passo l'esame dal professor Ropolo, sono contento, perché tu c'hai una... Ah, ma che linea, eh? Perché io non tutte, io non a tutte le... No, non a tutte, faccio come i big. Il nostro dipartimento di polizia ha
guadagnare con il tirocinio ai suoi colleghi, che sì, in base si vuole. Thank you.
ho già fatto cambiare i bicchieri anche. Io però parlo da seduto, anche se non è comodo. Però da in piedi mi fa venire mal di schiena. Questo me lo metto qui. Ti ho messo tutto insieme. Grazie. Bene, allora riprendiamo la giornata. Visto che mi è stato chiesto ai colleghi da alcune persone, il convegno sarà poi fra qualche giorno. Sicuramente tra la giornata di oggi e domani mattina ci sarà una breve clip di 2-3 minuti che racconterà cosa abbiamo fatto oggi. Poi il convegno nel suo complesso sarà possibile rivederlo sul social TV del Consiglio regionale del Piemonte, che è all'indirizzo www.crpiemonte, come Consiglio regionale del Piemonte, quindi crpiemonte.tv. Quindi crpiemonte.tv. L'altra cosa che volevo dirvi, che non ho detto all'inizio, se qualcuno di voi ha esigenza di collegarsi con smartphone e tablet qui in sala, sappiate che in Consiglio regionale c'è anche il wifi libero, quindi si può collegare liberamente senza lasciare password, indirizzi, numeri di telefono, carte d'identità, eccetera eccetera. Basta collegarsi, la rete si chiama WIPE, come Wi-Fi Piemonte, la rete per tutti. Questa è informazione dal punto di vista tecnico. Quindi riprendiamo col professor Pierluigi Ropolo, consulente ANCI ed esperto di finanza locale, collaboratore di numerose istituzioni nel nostro paese, su patto di stabilità interno dei comuni, evoluzione, problemi e prospettive. E anche il professor Ropolo ha delle slide che ci proietterà e commenterà. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, per intanto, professore, qui c'è soltanto Luigi Puddo. Io sono un ragioniere che ha fatto per 40 anni ragioniere in un comune della cintura di Torino e che le evenienze della vita lo hanno portato a partecipare a gruppi di lavoro ministeriali e per 5 anni anche sono stato membro dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. Tolte tutte le medaglie, che tanto non c'entrano assolutamente nulla, devo dire che è stato molto stimolante l'intervento del professor Puddo, ma non lo riprenderò. Qualche considerazione personale gliel'ho già anche fatta, condividendo alcune sue prese di posizione anche un pochino dirompenti. Devo dire però che io ho apprezzato moltissimo dell'amico Luigi Puddo, che conosco da tantissimi anni e che stimo da tantissimi anni. Stamattina, come dire, abbiamo scoperto che nelle sale universitarie c'è un po' più di ottimismo rispetto all'aria che si respira negli uffici dei comuni. Sì. Forse perché l'approccio evidentemente meramente o prevalentemente scientifico dell'accademico è un pochino diverso dall'aspetto, ahimè, molto pragmatico che devono utilizzare gli operatori del settore. Io appartengo a questa seconda categoria, il mio intervento sarà quindi molto più pragmatico rispetto a quelli che mi hanno preceduto, sia del professor Puddo e prima dell'assessore Pichetto. Siccome il tempo riservato è molto stretto, nella prima parte soprattutto andrò proprio di corsa, anche perché sono cose già piuttosto risapute, soffermandomi sia pure brevemente verso la fine sui tre temi che mi sono stati assegnati: l'evoluzione, i problemi e le prospettive del patto di stabilità. Partendo quindi dall'evoluzione, che cos'è il patto di stabilità? Lo sappiamo tutti, rappresenta il principale meccanismo volto ad adeguare le esigenze imposte dall'Unione Europea, in particolare col Trattato di Maastricht, lo sappiamo tutti, del 1992. È il più rilevante strumento in questo momento, lo sottolineava in qualche modo anche l'assessore Pichetto nella sua introduzione, di coordinamento della finanza di regioni ed enti locali. Anche se parlare di coordinamento è un pochino, come dire, difficile visto dal basso, nel senso che ormai sono diventate norme imposte. Di coordinamento c'è relativamente poco, ci sono le esigenze dello Stato che sono quelle e di anno in anno, come vedremo sia pure brevemente più avanti,
vengono dettate norme che rispetto all'impatto iniziale, all'invenzione dell'allora professor, no, è ancora professor Giarda, che è stato in qualche modo l'introduttore delle regole del patto di stabilità nel mondo delle autonomie locali, come vedremo si è piuttosto evoluto diventando una cosa in qualche modo completamente diversa. Il patto di stabilità entra nel nostro ordinamento nel 1992, qualche mese dopo il trattato di Maastricht, con la legge 454 dei primi di novembre, in cui lo Stato italiano ratifica e dà esecuzione a quel trattato che, ricordiamo, era proprio nato, era stato raggiunto attraverso la lotta ai cosiddetti disavanzi eccessivi. Gli Stati dell'Unione, all'epoca si chiamava ancora comunità, erano molto meno dei 27 attuali. Con il tempo, una parte di essi almeno, una parte consistente, perché anche la Germania, anche la Francia erano dentro, avevano, come dire, finanziato in debito il proprio funzionamento, diversamente da come ci spiegava prima il professor Puddu, in cui i nostri ultimi bilanci sono in pareggio. All'epoca si facevano bilanci in disavanzo e per finanziare il disavanzo naturalmente si emettevano titoli di debito. L'anno dopo bisognava emettere titoli di debito per pagare lo stesso disavanzo accresciuto dagli interessi naturalmente sul debito dell'anno prima, creando un eccesso di deficit, disavanzi eccessivi, sono proprio citati nel Trattato di Maastricht, che doveva in qualche modo essere contenuto, se no saremmo andati progressivamente verso la bancarotta complessiva. I due parametri sono quelli che conosciamo, il 3% di rapporto tra deficit e PIL e il 60% tra stock di debito e PIL. Mentre sul primo, sia pure con le fatiche che conosciamo, in qualche modo ci stiamo andando vicino, avendo ottenuto qualche deroga e, come ci diceva l'assessore Pichetto prima, cercando qualche altra deroghetta anche adesso in sede europea, per quanto riguarda il rapporto tra stock di debito e PIL, il nostro paese in particolare è un pochino indietro, siamo all'incirca al doppio dell'obiettivo, siamo oltre il 120%, dovremmo raggiungere il 60%. Anche qui stiamo facendo tanti piani ormai da parecchi anni per rientrare, qualche effetto lo abbiamo già cominciato a raggiungere, però la strada, come dire, è ancora piuttosto lunga e parecchio impervia. Il che comporta applicare le regole del patto di stabilità in generale, contenere i pagamenti della spesa pubblica, lo vedremo in particolare con la saldo di competenza mista, ma era già così all'epoca della Golden Rule, quando la regola del patto era quella del contenimento della spesa o in conto capitale o in parte corrente o solo in competenza o anche in cassa. Sviluppare le riscossioni, quindi l'ha spiegato molto bene prima il professor Puddu, come si lavora sulla Banca d'Italia, incassando evidentemente si migliora il rapporto deficit-PIL, pagando fatalmente lo si deteriora. Infine contenere il debito pubblico, soprattutto quello attivato per la copertura del deficit. Qui, ma non ne approfitterò per aprire una parentesi troppo lunga, quello però che è chiaro a noi, e forse un po' meno a livello nazionale, è che la gran parte del debito pubblico statale è debito di finanziamento, a copertura di deficit. La maggior parte del debito degli enti locali, comune, province in particolare, è deficit da, cioè non è deficit, è debito da investimento, che è cosa completamente diversa. È un po' il cavallo di battaglia della città di Torino, che giustifica il proprio debito pro capite piuttosto alto, soprattutto per il passante ferroviario e per le Olimpiadi del 2006. Però è indubbio il fatto che il nostro debito, che peraltro in qualche modo i comuni hanno già cominciato ad erodere, è frutto soprattutto di investimento e non già di ripiano di deficit, anche se soprattutto attraverso le partecipate costituite ad hoc nel tempo, magari non recentissimo, qualche comune ha un pochino giocato. Facevo prima riferimento all'introduzione del patto di stabilità negli enti locali,
Questo è l'articolo 28 della legge 448 della finanziaria del 99, che è sintomatico nell'approccio. Si legge infatti che nel quadro del federalismo fiscale, siamo nel 98, quindi ben prima della legge 42, eccetera, che sarà disciplinato, eccetera, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane, c'erano anche loro in partenza, i comuni c'erano tutti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'inciso obiettivi di finanza pubblica lo leggiamo ormai dappertutto, significa sottoposizione alle regole del patto di stabilità, che il Paese impegnandosi a ridurre progressivamente, questo era l'obiettivo iniziale, a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese, sia di investimento che di funzionamento, e a ridurre il rapporto tra ammontare di debito e prodotto interno lordo. In effetti il disavanzo in partenza era calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, quindi era un dato di cassa, e le uscite di parte corrente al netto degli interessi effettivamente pagati. Il disegno di legge di Giarda, per la verità, era tra entrate e spese finali, in qualche modo anticipando di 20 anni quello che adesso si chiama il saldo di equilibrio europeo, cioè entrate finali meno spese finali, quindi al netto dell'assunzione dei prestiti e della restituzione dei prestiti, dell'avanzo d'amministrazione che è considerato come se fosse un titolo di debito, eccetera. E poi l'iter parlamentare già della finanziaria del 99 creò quell'aborto contabile, se posso chiamarlo così, di confrontare i primi 4 titoli delle entrate, quindi le entrate correnti più i trasferimenti di capitale, contro le spese correnti, che evidentemente non aveva nessun senso, era un saldo altamente positivo. In pratica l'obiettivo era quello di ridurre all'incirca dell'1% le spese correnti, perché quello 0,1% rappresentava all'incirca l'1% delle spese correnti. Il risultato che si ottenne è che in quel periodo gli oneri di urbanizzazione pompavano denaro, perché l'inurbamento era in fase di sviluppo, e il patto di stabilità per molti anni fu soltanto un esercizio ragionieristico fatto nelle ragionerie, senza che gli amministratori dovessero minimamente preoccuparsi, perché, come dire, si raggiungeva da solo. Nel tempo, ma lo faccio brevissimamente, noi abbiamo avuto diverse tipologie di obiettivi di patto. Siamo partiti nel 99, l'abbiamo appena letto, con disavanzo di cassa 98. Nel 2000 è stato confermato, nel 2001 il procedimento è sempre stato questo, di ridurre il finanziamento in debito delle spese correnti. Nel 2002 si cambia registro, non più saldo, quindi entrate e spese che si rapportano, ma tetto di spesa, spese correnti 2000, che non potevano essere superiori a quelle del 99 più X%. Nel 2003 si torna al disavanzo, questa volta di competenze di cassa, mentre prima era soltanto di cassa. E a seguire ancora disavanzo nel 2001, nel 2005, vi ricordate, professor Siniscalco, ministro dell'Economia e delle Finanze in luogo di Tremonti, che introdusse la Golden Rule, spese finali medie 2001-2003, che non potevano essere superiori, quindi di nuovo tetto, è rimasto anche nel 2006, sia pure con parametri diversi. Nel 2007 abbiamo avuto il saldo medio sul 2003-2005, dal 2008 siamo entrati nel mondo della competenza mista, che è quello che tutti critichiamo ormai da 6 anni, che non ci va bene per niente. Nelle relazioni annuali della Corte dei Conti, della sezione autonomie, si continua a criticare il sistema che di fatto penalizza gli investimenti e non ha imposto, se non i primi dati positivi li stiamo vedendo, li abbiamo visti sul 2012, non ha affatto ridotto le spese correnti dei comuni, salvo, ripeto, dal 2012, dove il primo pezzo di spending review e tutte le spazzolate di tagli che ci sono state hanno cominciato a produrre qualche effetto, non ultimo una presenza molto più, come dire, incombente delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, che attraverso i questionari dei revisori dei conti sono entrati molto più nel merito delle amministrazioni. Ma di questo
ne parliamo tra un secondo. I soggetti obbligati sono le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le altre province, i comuni sopra i 5.000 abitanti, da quest'anno i comuni con popolazione superiore a 1.000, dall'anno prossimo le, se ce ne saranno, unioni di comuni alleggerite, quelle dell'articolo 16 del decreto legge 138 del 2011, quelli con i comuni sotto i 1.000 abitanti per intenderci, che trasferiscono tutte le funzioni fondamentali, ma sull'argomento credo che forse dirà qualcosa Matteo Barbero più avanti, ma leggendo così gli echi che arrivano da Roma, la cosa sta per essere ripresa probabilmente in mano per l'ennesima volta, verosimilmente non sarà neanche l'ultima, perché è difficile trovare la quadratura ad un cerchio. Stanno per entrare nel novero dei soggetti alle regole del patto anche le società non quotate, questa è una slide datata, non soltanto quelle in house, ma dotate, le aziende speciali e le istituzioni con alcune specificità, lo stiamo vedendo nel disegno di legge di stabilità 2014, cui faremo un cenno, spero di riuscirci, prima della fine. Quando parliamo di popolazione, per noi era già così prima, ma sul disegno di legge di stabilità verrà puntualizzato, si fa riferimento all'articolo 156 del testo unico, e cioè popolazione residente, dato Istat che peraltro viene alimentato dai comuni, al 31 dicembre del penultimo anno rispetto all'esercizio di riferimento. Quindi quando parliamo di bilancio 2014, qui parliamo del 2013, fa riferimento alla popolazione del 31 dicembre 2011, non mai alla popolazione legale che deriva dal censimento. Quella vale soltanto per indire le elezioni, chi è a cavallo dei 15.000 per sapere se è sopra o sotto, se va col proporzionale e avanti di questo passo. Quindi sempre popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. Saldo di competenza mista, che è quello che ci governa, gli operatori evidentemente ormai lo hanno già somatizzato, nel senso che è quella roba lì che conosciamo tutti bene. La definizione è traumatica, poi però l'applicazione, ancorché molto difficoltosa, è piuttosto agevole. Somma algebrica degli importi risultanti tra due differenze, quella tra accertamenti impegni in parte corrente e quella tra riscossione e pagamenti nei movimenti di capitale al netto delle riscossioni delle concessioni di crediti, sui quali non apriamo una parentesi che ci porterebbe lontana. Quindi è proprio competenza mista, deriva dai dettami del SEC 95, il sistema europeo dei conti, che peraltro nasce e si sviluppa con finalità completamente diverse rispetto al patto di stabilità, ma che nel 2008 è stato assunto come base di calcolo per determinare le regole dei comuni e delle province. In pratica gli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata meno gli impegni del titolo primo della spesa, quindi in termini di competenza, sommata algebricamente con le riscossioni del titolo quarto e i pagamenti del titolo secondo della spesa, abbiamo il saldo di competenza mista. È del tutto evidente come i versanti, e qui entriamo nel secondo oggetto del mio tema, i problemi, per ottenere un miglior saldo di competenza mista al di là delle altre variabili bisogna incrementare gli accertamenti di entrata e quindi leva fiscale, aliquote, tariffe e quant'altro, diminuire le spese correnti e quindi il personale, i beni e servizi e quant'altro, riscuotere molto in entrata, ma noi sappiamo che nelle entrate straordinarie, al di là della concessione delle aree cimiteriali e di poco altro, tutto dipende dal mercato immobiliare. Avevamo qualche possibilità di alienare i nostri gioielli di famiglia, ormai il mercato, come dire, è allergico, sono quasi tutte entrate. Quasi tutte aste che vanno deserte, o quando non vanno deserte perché il comune o la provincia sta svendendo piuttosto che vendendo, e soprattutto
gli oneri di urbanizzazione, parlo dei comuni evidentemente, che hanno come entrata, avevano come entrata importante i cosiddetti proventi concessori, con le chiare di luna che stanno tirando evidentemente. In ogni caso, in termini di cassa, sono entrate scarsamente manovrabili da parte dei comuni, perché è il soggetto attuatore che decide quando andare a versare, quando ritirare il permesso a costruire o sottoscrivere la convenzione edilizia. Pagamenti di spesa sono stati, come dire, la leva per rispettare le regole del patto in questi anni. Si è smesso di pagare, o si è pagato soltanto quando le regioni, lo diceva prima Pichetto Perin, lo riprenderà certamente Matteo Barbero più avanti, hanno cominciato a consentire spazi, e uno spazio consistente è stato dato proprio quest'anno con l'articolo 1 del decreto legge 35, il cosiddetto salva imprese, che ha dato ai comuni e alle province i famosi 5 miliardi distribuiti per ciascun ente, che, come dire, in qualche modo hanno abbastanza alleggerito i residui passivi in conto capitale, soprattutto in conto capitale, dico soprattutto perché i comuni che hanno pescato dalla Cassa Depositi e Prestiti della liquidità hanno potuto utilizzarla anche per liquidare spese correnti. Questo è stato, come dire, dei quattro fattori di questa proporzione, è stato certamente quello più usato, a detrimento, lo abbiamo scoperto strada facendo, soprattutto del sistema dei fornitori comunali. La procedura è quella che ormai conosciamo, e cioè l'obiettivo base strutturale cosiddetto, disciplinato dall'articolo 31, le regole di applicazione del patto di stabilità della finanziaria di 2 anni fa, che poi è stata solo sempre ritoccata, e sarà ritoccata ancora con la legge di stabilità 2014, questo saldo zero, cioè i quattro parametri che abbiamo visto prima, devono essere migliorati con una, con addendi sui quattro temi che abbiamo visto prima, tali per cui venga procurato un saldo positivo, altamente positivo, in proporzione alla spesa corrente media di un triennio, che per quest'anno è il 2007-2009, l'anno prossimo tornerà ad essere diverso, fino all'anno scorso era diverso ancora. Il calcolo degli obiettivi, cioè come e quanto migliorare il saldo di competenza mista per il 2013-2014, non ci saranno i comuni virtuosi, anche quella è stata un'esperienza piuttosto velleitaria che non ha prodotto di fatto se non quell'elenco dei 243 comuni che hanno preso qualche quisquaglia. Il primo giro addirittura c'erano comuni i cui consigli comunali erano stati sciolti per mafia e che con i parametri adottati risultavano virtuosi, per cui, si è preferito abbandonare quella strada. Il decreto legge 120, la cosiddetta manovrina dell'ottobre di quest'anno, il mese scorso, ha ricalcolato gli obiettivi, ma non è ancora detto che con la legge di stabilità potrebbero ancora cambiare. Adesso sono 19,61 per le province, 15,61 per i comuni con più di 5.000 abitanti e 12,81 per gli altri comuni. Vale per il 2013, per il 2014 bisognerà capire. Al momento occorre utilizzare ancora i coefficienti maggiorati di prima, perché il decreto legge 102 ha previsto l'introduzione di un meccanismo di premialità per gli enti sperimentatori. I quali enti sperimentatori sono cresciuti, dovrebbero crescere dal 2014 di circa 400 unità, ce ne sono parecchi anche del Piemonte, che secondo me hanno fatto una scelta coraggiosa, nel senso che si sono fatti abbagliare, dico io, usando un linguaggio piuttosto diretto, come faceva prima il professor Puddu, dall'idea di partecipare a questi spazi finanziari che sarebbero stati distribuiti, in effetti si hanno distribuiti, valgono 670 milioni, quindi in assoluto una somma piuttosto consistente. Se erano 20 a dividersela era un conto,
se erano 50 come sono stati gli sperimentatori 2012-2013, se sono 400 la musica cambia. E soprattutto all'inizio, cioè il passaggio da 2013 a 2014, siccome il terzo anno del triennio di sperimentazione, potrebbe essere piuttosto, come dire, impegnativo. Ma passare dalla competenza finanziaria precedente a quella nuova, qualche accenno l'ha già fatto anche Luigi Puddu prima, ma soprattutto la necessità il 2 di gennaio di avere il bilancio riclassificato da consegnare al tesoriere e avere la contabilità economica in linea, perché questi sono i presupposti, ho la sensazione che, insomma, se non ci stanno già lavorando pancia a terra sarà difficile arrivarci. Poi è vero che c'è la norma di salvaguardia per l'esercizio provvisorio nel nuovo clima di sperimentazione, però io ho la sensazione che nel gruppo di lavoro che ha prodotto prima il decreto legislativo 118, poi soprattutto il DPCM 28 dicembre 2011, il decreto di attuazione e poi le successive elaborazioni che si trovano sul sito www.arconet, per chi fosse interessato all'argomento, credo che in quei gruppi di lavoro la presenza degli operatori sia stata sporadica, probabilmente non ascoltata, perché quella è roba che va bene per le grandi città, per i grandi enti che hanno strutture che si possono permettere di suddividere quelle spese in macro aggregati tali da. I comuni più piccoli, io ho la sensazione che potrebbero strada facendo pentirsi della scelta, ma non è una valutazione, è una riflessione personale. Io ho la sensazione che chi parte lo abbia preso un pochino in sottogamba, anche perché per gestire la contabilità economica bisogna avere in casa qualcuno che la conosca e la sappia manovrare. Le software house producono, come dire, gli algoritmi, ma poi la gestione deve essere fatta da qualcuno che sa che cos'è un risconto, che sa che cos'è un ammortamento economico, che sa che cos'è la contabilità economico-patrimoniale. Non si impara gestendola, bisogna che qualcuno ti faccia vedere come funziona. Siccome peraltro si stanno coinvolgendo anche consorzi che hanno la contabilità finanziaria, che normalmente non hanno grandissime professionalità all'interno, come dire, vedremo qualcosa di... staremo a vedere, insomma, queste ve le risparmio perché sono soltanto l'applicazione delle norme in vigore fino al 2013. Per il 2014 e 2015 non possiamo che mettere una fila di punti interrogativi, ce lo dirà la legge di stabilità, ce lo sta dicendo. Peraltro chi voglia andare a vedere l'iter della legge di stabilità e l'atto Senato 1120, anche abbastanza facile da ricordare, scopre per esempio che per quanto riguarda l'articolo 14 del disegno di legge di stabilità, che riguarda in particolare il patto, tutti gli emendamenti prodotti sono stati messi in stand-by. Probabilmente verranno discussi direttamente in aula o molto più verosimilmente quello che di buono sarà, quello che sarà ritenuto buono verrà importato in un maxi emendamento, perché già si annuncia che la votazione già a partire dal Senato avverrà con la formula della fiducia e quindi maxi emendamento articolo 1 con centinaia di commi. Peraltro non è, per noi non è una novità. Le eccezioni ve le risparmio perché evidentemente sono cose che conosciamo già, le trovate poi comunque sul documento che ho lasciato. Prospetto da allegare al bilancio è quello dell'articolo 31,18, che bisogna già dimostrare ab origine il rispetto a preventivo evidentemente del patto. Quest'anno, per chi va in consiglio in questi giorni, è più facile, perché stiamo parlando di un esercizio ormai consumato per 11 dodicesimi. Chiamarlo bilancio di previsione, come dire, mi sembra quasi un'offesa alla buona gestione. Quali sono gli effetti che produce l'applicazione del patto di stabilità negli enti locali, che ha prodotto, meglio, la competenza mista in questi 5 anni, ormai quasi 6 di osservazione?
il calo della spesa per investimenti, vistosa. Io vi rinvio al sito della Corte dei Conti, in particolare la deliberazione numero 21 delle sezioni riunite del luglio scorso, in cui è pubblicata la relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali per gli esercizi 2011 e 2012. C'è addirittura un capitolo piuttosto esteso dedicato proprio al patto di stabilità, da cui si evince che i comuni l'hanno rispettato, eccetera, eccetera, ma in cui è del tutto evidente un vistoso calo nella spesa per investimenti, già a livello di impegno, perché subito si blocca la cassa, ma poi evidentemente nella prospettiva di non poter poi pagare ci si blocca. E non so se avremo tempo di scendere nel particolare, addirittura sono i responsabili dei servizi che in base all'articolo 9 del 78 frenano il ciccio, poi quando appaltiamo, ma quando arrivano gli stati d'avanzamento, se sfondiamo il patto, ci va di mezzo oltretutto il dirigente responsabile o responsabile di servizio. Crescita dei residui passivi in conto capitale e blocco della liquidità va da sé, avendo tenuto il residuo di stanziamento, come diceva Luigi Puddu prima, e non potendo pagare ancorché ci sia la liquidazione, va da sé che i residui sono cresciuti enormemente, si sono depressi per fortuna quest'anno per effetto del decreto legge 35 salva imprese. Allungamento dei tempi di pagamento va da sé, difficoltà negli impegni pluriennali anche per effetto dell'articolo 9,1 del decreto legge 78, cui facevo cenno prima, che stabilisce l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Cioè, nel momento in cui tu approvi un progetto o approvi il bando di gara da cui deriveranno obbligazioni a carico dell'ente, tu devi avere la garanzia che quando arriverà la parcella del progettista o arriveranno gli stati di avanzamento lavori, tu sei in grado di pagare anche ai fini del patto di stabilità. Il che mi sembra, come dire, una contraddizione in termini. Noi sappiamo che le opere pubbliche in Italia, quando va bene, dal momento in cui vengono pensate a quando vengono cantierate, passano 3 anni. Noi i patti di stabilità ce li cambiano ogni 3 mesi. Diventa abbastanza difficile immaginare la percorribilità in termini finanziari, non economici, dei pagamenti conseguenti. Da ultimo l'incremento delle tariffe e delle aliquote, perché va da sé, per rispettare il patto, una delle opzioni, abbiamo visto, è quella di aumentare le entrate correnti in termini di competenza. Il disegno di legge di stabilità, l'atto Senato 1120, mi avvio alla conclusione, conferma la competenza mista, mentre tutto lasciava immaginare che ci sarebbe stata forse la regionalizzazione del patto con obiettivi diversi. L'ANCI, come vedremo alla fine, sta spingendo verso la Golden Rule, ma la sensazione è che ormai sia rimasta vox clamantis in deserto, come scriveva San Marco all'inizio del suo Vangelo 2000 anni fa. Il triennio di spesa da prendere a base è il 2009-2011 e sostituisce il 2007-2009, che peraltro è stato valido soltanto per il 2013. Come dire, questa norma ha un senso, perché dice: io devo penalizzare di più quelli che hanno la spesa corrente più alta, cioè quelli che nel tempo hanno speso di più, come se i bilanci comunali fossero fatti esclusivamente di contributi alle associazioni, di finanziamenti, di fiere, di mostre e quant'altro. Il che in parte è vero, ma se poi noi andiamo a vedere l'impatto di queste spese, come una volta si chiamavano facoltative, siamo nell'ordine del 2%, 3%. Altro discorso, sono messe sullo stesso piano i comuni che hanno il servizio rifiuti gestito direttamente da quelli che l'hanno affidato in gestione a terzi, che si riscuotono i consorzi dei rifiuti che si gestivano anche la TIA. Per cui un comune che abbia i rifiuti all'interno ha una spesa corrente media all'incirca un terzo superiore a quegli altri.
il taglio che si becca è evidentemente il 130% rispetto ad un altro comune che ha le stesse caratteristiche e capacità, ma che quella spesa l'ha terzializzata. E ho poi il discorso dei consumi intermedi per quanto riguarda la spending review. Io l'ho citato parecchie volte, c'è un comunello tra Garessio e Calissano che per ragioni storiche gestisce un distributore di benzina, di carburanti, e ha un bilancio di 600.000 euro, 350.000 sono l'acquisto dei carburanti che rivende naturalmente. Statisticamente col dato SIOP è quello un consumo intermedio, perché è un intervento 0,2, acquisto di beni di consumo, come se quei carburanti fossero acquistati per mettere sulle auto del comune che ne ha una sola, insomma. Però sono le storture di un sistema che nel tempo si è talmente parcellizzato a suon di microemendamenti che adesso non è più governabile neanche dal centro. Speriamo che un bel momento, come si fa con le attrezzature elettroniche, ci sia un tastino da pigiare con la punta della biro che si chiama reset. Cioè si schiaccia il puntino e si ricomincia tutto da capo, perché se non si riparte da lì ho la sensazione che non sarà semplicissimo. La percentuale 2014-2015 la vedremo, viene introdotto l'incentivo per il 2014 di 1 miliardo di euro per pagamenti in conto capitale, in qualche modo un altro decreto legge 35, non più da 5 miliardi ma da 1, ripartito dal Ministero entro il 28 febbraio, su istanze presentate entro il 14, sostanzialmente lo stesso meccanismo, però con revoca totale in caso di pagamenti effettuati per meno del 90% dell'importo concesso. Mentre la sanzione sul 35 era direttamente per il responsabile di servizio che non avesse pagato il 90%, non avesse richiesto gli spazi finanziari, adesso la sanzione viene spostata direttamente sull'ente, che poi si rivarrà evidentemente sulla tecnostruttura, cioè ti revoco tutto. Se mi hai chiesto, va un po' nella logica che illustrava l'assessore Pichetto in partenza e che nei contatti nell'ufficio, gruppo interistituzionale, mi pare l'hanno chiamato, con la Regione Piemonte, quando si sono dettati i criteri per distribuire gli spazi finanziari del patto regionale verticale, è già stato ben presente il fatto di costringere i comuni a chiedere il giusto e non il triplo per avere un terzo, che è quello che serve, diventi norma a regime. E devo dire che almeno la sensazione è che le autonomie locali abbiano abbastanza recepito. Ulteriori spazi finanziari per 500 milioni di euro per il 2014 per pagamenti di debiti in conto capitale, certi liquidi ed esigibili, al 31 dicembre 2012 con lo stesso meccanismo delle richieste, che peraltro valgono soltanto per quelli in conto capitale soltanto il 31 dicembre 2012, quasi come se fosse un rabbocco dei 5 miliardi di allora. Estensione degli obiettivi del patto alle società non quotate, alle aziende istituzioni dove parte pubblica è maggioritaria e ha l'80% della produzione derivante da affidamenti diretti della pubblica amministrazione degli enti partecipati, anche qui con applicazione di sanzione agli enti proprietari o controllori. Qui c'è una novità grandissima. Dichiarate tutti di avere il controllo analogo, se avete il controllo analogo e questi chiudono in disavanzo, sforano il patto, le sanzioni ve le beccate anche voi, perché col controllo analogo dovevate impedirgli di andare a finire lì dentro. Qui poi la storia è piuttosto lunga, uno dei requisiti è quello del margine operativo lordo non negativo, ma è una storia che ci racconteremo un'altra volta. Finisco sul serio. Le ultime proposte di ANCI nazionale, rendere strutturale l'allentamento del patto di stabilità di 1 miliardo, che vale soltanto per il 2014, quello che abbiamo visto un attimo fa, ridurre gradualmente la manovra imposta ai comuni in termini di patto e introdurre regime la Golden Rule, che è una vecchia battaglia dell'associazione dei comuni, eliminare l'ulteriore manovra in termini di patto di stabilità interno per gli anni 2016-2017, ricordiamoci sempre che il patto doveva finire con il 2015, già dalla legge sul federalismo, la 42,
escludere dai vincoli relativi al patto i comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti, questa però la sensazione che sia, come dire, sempre così, ma il conto l'hanno fatto, costa 850 milioni, diteci dove li dobbiamo prendere e noi liberiamo i comuni più piccoli. Io credo che le regioni dovrebbero fare azioni di lobby, insomma, quando Matteo Barbero qualche mese fa ha detto prima ricevevo 134 telefonate al giorno, tanti erano i comuni soggetti a patto nella regione, adesso ne becco quasi 600 e non ce la faccio più, probabilmente. Sì, credo sia una crudeltà, questa credo sia veramente una crudeltà, anche perché mi viene da morire da ridere capire quale algoritmo di calcolo usano per stabilire quegli 850 milioni, ma lasciamo perdere. In ultimo, eliminare le sanzioni poste a carico degli enti. Conclusivamente, che dire? Ci troviamo di fronte, per le regole del patto, come purtroppo per tante altre cose in questo momento storico, ad un clima veramente confuso. Mai abbiamo citato tanto la trasparenza e mai non sappiamo esattamente da dove arrivino i dati. Il Ministero dell'Interno ha pubblicato le assegnazioni del Fondo di Solidarietà Comunale con tutte le varie componenti, taglio da spending review, eccetera. Quello che c'è di bello è che il Ministero dell'Interno ha anticipato il contenuto di un DPCM che non è ancora andato in gazzetta ufficiale, per cui formalmente non è ancora operativo. Meno male che lì c'è qualcuno che si assume delle responsabilità e rischiando in proprio ci consente di andare in assestamento di bilancio con qualcosa, verosimilmente in gazzetta ci andrà dopo il 30 settembre quando ormai i sipari sono chiusi, ma soprattutto abbiamo i dati IMU 2012 e IMU 2013 che ci sono stati assegnati in base a valutazione loro, che sono esattamente come i misteri di Notre Dame de Paris. E con questo vi ringrazio. Grazie Pierluigi Ropolo e passiamo la parola a Matteo Barbero che ci parlerà insomma del patto di domani. Quali possono essere le prospettive del patto di stabilità e quale coordinamento della finanza pubblica alla luce di nuovi assetti istituzionali? Aspettiamo solo che cambino le slide e poi lasciamo la parola a Matteo Barbero della Direzione Programmazione Strategica della Regione Piemonte. Buongiorno anche da parte mia, grazie agli organizzatori del convegno e a tutti voi. Io cercherò di fare un discorso innanzitutto breve, perché i tempi sono abbastanza stretti, e un pochino un discorso di prospettiva, fermo restando che come ha egregiamente chiarito l'amico Pierluigi Ropolo, parlare del futuro è opera insomma piuttosto complessa. Diciamo che io qui ho provato anche a buttare giù qualche data, ma le date sono ballerine, il vizio italiano della proroga è sempre abbastanza diffuso e quindi prendiamolo ovviamente col beneficio di inventario, però nei prossimi mesi, diciamo così, dal 1 gennaio in avanti, teoricamente dovrebbero succedere alcune cose che cambieranno profondamente il quadro rispetto a cui dovrebbe esercitarsi quel potere di coordinamento della finanza pubblica che trova nel patto di stabilità il suo principale strumento. Qui ho provato a riassumerle e poi cercherò di guardarle insieme a voi nella prospettiva di quello che prevede la legge di stabilità rispetto al patto e che è già stato anticipato in parte da Ropolo. Diciamo che per i piccoli comuni la deadline più importante al momento è fissata al 1 gennaio 2014, quando dovrebbe partire, come sapete, la gestione in forma associata obbligatoria delle funzioni fondamentali. Parliamo di tutti i comuni con meno di 5.000 abitanti. E come vedremo, quella disciplina segue un percorso che non si incrocia, se non in maniera sporadica, occasionale, e quasi sempre discutibile con la disciplina diciamo del patto di stabilità, ma in generale con la disciplina che riguarda la contabilità e la finanza degli enti locali.
Stesso discorso vale per un altro dei punti fissi, ma ballerini del nostro ordinamento, cioè la, che l'ho messa fra virgolette, la revisione delle province. Tutti sapete che all'esame del Parlamento, oltre alla legge di stabilità, al disegno di legge di stabilità 2014, c'è anche il cosiddetto disegno di legge del Rio, oltre che un disegno di legge costituzionale che dovrebbe cancellare la parola province dalla seconda parte della Costituzione, quindi abbassare di livello l'autonomia provinciale. Anche questi due percorsi, qui uso anche una parola forte, si incrociano in maniera quasi dilettantesca col problema del coordinamento della finanza pubblica. Vi ho riportato poi nelle slide successive alcuni passaggi del disegno di legge del Rio che dimostrano che, insomma, su quello c'è ancora piuttosto lavoro da fare. E poi, vabbè, è già stata ricordata sia dal professor Puddu che da Roppolo il problema della nuova contabilità, che dovrebbe partire, ormai il condizionale anche in questo caso è d'obbligo, dal 2015, salvo per gli enti sperimentatori. Ah, brevemente sulle gestioni associate, perché sul territorio è un problema molto sentito. Il Piemonte ha tanti piccoli comuni, purtroppo, come vi viene ricordato, molti dei quali sono soggetti al patto, quasi tutti, cioè tutti quelli che hanno meno di 5.000 abitanti, sono coinvolti in questo percorso di costruzione di un nuovo modello di gestione delle funzioni fondamentali che, se ci ricordiamo l'elenco stabilito alla luce delle modifiche introdotte dalla spending review dal DL95, abbraccia, così a spanne, l'80% della spesa dei comuni, se non qualcosa di più. In Piemonte il problema è ulteriormente sentito proprio per la particolare composizione del nostro territorio. I punti fermi sono che le unioni di comuni non sono soggette a patto, così come ovviamente non saranno soggette a patto le convenzioni, che non sono soggetti giuridici. Fanno eccezione le unioni speciali, come ha già ricordato Pierluigi, che peraltro non sta facendo quasi nessuno, non solo in Piemonte ma in tutta Italia, perché comportano di fatto lo svuotamento dell'autonomia dei comuni. Per le unioni speciali è previsto dal prossimo anno l'assoggettamento a patto, ma se ce ne sarà qualcuna sarà un caso sporadico. Questi sono i punti fermi. Le incertezze riguardano le modalità con cui il patto interagisce con l'obbligo di mettere in gestione associata le funzioni. E qui si verifica il problema che si verifica in tutti i casi in cui si prefigura una forma di riforma dell'assetto istituzionale, cioè si pensa solo a un pezzo del problema, ci si disinteressa dei problemi collegati. Qui lo vediamo, se noi analizziamo la normativa in materia di gestione associata con un occhio, mi permetterà il professor Puddu, un po' scientifico, vediamo che è scritta al contrario. Cioè, laddove dovrebbe incentivare, se l'obiettivo è costruire forme di gestione associata che vadano nella direzione costruire legami più forti fra i comuni, dovrebbe incentivare chi compie quelle scelte, premiandoli anche dal punto di vista dell'assoggettamento a vincoli meno stringenti. Invece abbiamo esattamente il contrario: chi fa l'unione speciale viene assoggettato al patto, chi fa l'unione semplice o addirittura la convenzione, per una quota delle sue attribuzioni, delle sue funzioni, viene portato fuori patto, fermo restando che ovviamente le forme associative, laddove composte da enti che autonomamente sono soggetti a patto, incappano nei vincoli del patto medesimo per tutto ciò che devono trasferire al soggetto deputato a gestire le funzioni fondamentali. Abbiamo una normativa che paradossalmente incentiva scelte che dal punto di vista organizzativo dovrebbero essere disincentivate, per esempio la scelta che sul territorio qualcuno sta compiendo di prediligere il modello della convenzione piuttosto che quello dell'unione, identificando come capofila il comune più piccolo, quindi sotto i 1.000 abitanti, perché fuori patto. Che se io fossi il sindaco che deve prendere la decisione, farei la stessa cosa. Quindi ovviamente andrei a cercarmi l'escamotage per aggirare il più possibile un vincolo che
inevitabilmente interferisce col percorso che deve portare alla costruzione della forma associativa. Ad oggi non è prevista alcuna forma di incentivazione né per chi predilige il modello dell'unione classica, articolo 32 del testo unico, né alcun meccanismo di alleggerimento del patto per i comuni che si trovano ad essere capofila di una convenzione. Questo soprattutto è il problema più rilevante, tant'è che l'ANCI ha presentato diversi emendamenti sia al disegno di legge del Rio che al disegno di legge di stabilità 2014 proprio per prevedere la possibilità per i comuni capo convenzione di sterilizzare ai fini patto, quindi sia nella gestione dell'esercizio corrente rispetto al conseguimento dell'obiettivo che poi pro futuro quando i livelli di spesa corrente verranno utilizzati per il calcolo degli obiettivi, sterilizzare la quota di spesa che è imputabile ad altri enti. Ovviamente nella migliore dei mondi possibili dovremmo utilizzare anche il patto di stabilità e i relativi vincoli come appunto strumento di incentivo alla costruzione di forme associative il più possibile vicine al modello ideale. Il disegno di legge io ci prova solo in piccolissima parte, nel senso che scarica, come sempre accade, la patata bollente sulle regioni e dice: voi regioni tenete conto, qui ci dà un indirizzo, per il momento un disegno di legge, tenete conto nell'attuazione del patto regionale verticale di chi all'interno del vostro territorio fa le scelte più opportune, il che obiettivamente alla luce poi di quello che prevede la normativa del disegno di legge di stabilità diventerà estremamente complesso. Quindi il primo scenario è uno scenario di estrema confusione. Qui arriviamo allo scenario ancora più confuso, cioè revisione delle province. Disegno di legge Rio, disegno di legge ordinaria che precede e apre la strada al disegno di legge costituzionale che, se mai verrà approvato, toglierà dall'articolo 114 e seguenti della Costituzione il riferimento alle province, quindi degradandole a enti ad autonomia non costituzionalmente garantita. Nel frattempo il disegno di legge Rio è stato battezzato lo svuota province, cerca di sottrarre funzioni e comunque abbassare di livello la rappresentanza degli enti provinciali, trasformandoli, come sappiamo, in enti di secondo livello. Ovviamente non entro nel merito perché non è il tema, se non per segnalarvi appunto anche da questo punto di vista come vi sia uno sdoppiamento di personalità del legislatore che da una parte riforma l'assetto istituzionale e dall'altra dimentica di adeguare la normativa in senso lato contabile all'assetto che sta delineando, quindi con una mano fa una cosa e l'altra si disinteressa di quello che fa la mano sinistra. Basta leggere il disegno di legge del Rio per rendersene conto. Ci sono due punti che fanno saltare sulla sedia. Il primo è che le province vengono svuotate ma continueranno, se quel testo dovesse essere approvato per come è scritto oggi, continueranno a riscuotere le entrate e dovranno poi a loro volta trasferirle ai comuni o alle unioni di comuni a cui il disegno di legge stesso prevede di assegnare le funzioni che non sono più svolte dalle province, creando un sistema di trasferimenti fra enti locali che è assolutamente tutto da immaginare, tutto da concepire anche rispetto al funzionamento del patto. Cioè, è comunque molto singolare avere un ente che non svolge le funzioni ma incassa le relative risorse. Se poi andiamo proprio sul tema del patto, c'è un'altra norma che vi ho riportato qui in maniera letterale perché non voglio responsabilità, cioè l'hai riformulata, l'ha scritta meglio, no. E si dice, finché non farò, non arriverò ad una revisione del patto di stabilità che tenga conto del nuovo assetto istituzionale, quello che dovrei fare subito, chi subentra le province, quindi le nuove province, conservano gli obiettivi di finanza pubblica, quindi gli obiettivi di patto che avevano in precedenza. Quindi conservano le entrate, hanno le spese e hanno gli obiettivi. Quindi dal punto di vista del patto e della gestione finanziaria e contabile non cambia nulla. Peccato che sta cambiando completamente l'assetto della distribuzione delle funzioni. Sulla nuova contabilità non mi soffermo, è già stata ampiamente sottolineata, se non per sottolineare un punto. Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, dal mio punto di vista, ma con questo sono confortato dai colleghi che stanno sperimentando questo nuovo sistema,
rischia di generalizzare quei problemi nella gestione, la programmazione e la realizzazione di opere pubbliche che già l'attuale principio di competenza e l'orientamento ormai consolidato per cui l'avanzo di amministrazione non è considerato entrata valida ai fini patto e equiparato sostanzialmente al debito, determina tutto ciò che va in avanzo e tutto ciò che andrà nel fondo pluriennale vincolato, quando applicato, genererà, se le regole del patto rimangono quelle attuali, un problema consistente. Alla luce di questo, cosa prevede il disegno di legge di stabilità 2014? L'ha già sottolineato Pierluigi, mi soffermo solo sulle cose che lui non ha trattato in maniera, per il pertempo e necessità di stringere in maniera approfondita. Sulla conferma della competenza mista è già stato detto, sui piccoli comuni anche, sulle revisioni delle basi e dei coefficienti di calcolo anche, sulle deroghe. Mi soffermo ovviamente in particolare sulla questione dei cosiddetti patti di solidarietà, cioè in particolare il patto regionale verticale e insomma, i suoi fratelli minori. Poi dico anche due cose sull'assoggettamento a patto di partecipate aziende speciali istituzioni. Come ha già detto Pierluigi, conferma brutale della regola della competenza mista, quindi tutte le richieste, sollecitazioni provenienti non solo dal mondo dei comuni, ma anche dal mondo imprenditoriale, questo vale la pena sottolinearlo, non c'è solo l'ANCI che è favorevole alla modifica radicale delle regole del patto, ci sono anche altri soggetti, esempio l'ANCE, che è quasi omonimo ma rappresenta soggetti diversi. Pochi mesi fa c'è stata una manifestazione congiunta di ANCE e ANCI, quindi di comuni e costruttori, che aveva come punto saliente l'abbandono delle regole attuali del patto e l'introduzione di questa golden rule, che non è quella di Siniscalco, ma è una golden rule che dovrebbe abbinare ad un obiettivo sulla parte corrente, quindi con la fuoriuscita dai vincoli della parte in conto capitale, una regola più o meno stringente di quella attuale, difficile immaginarla più stringente, che preveda dei limiti all'indebitamento. Questa è in soldoni la proposta, che peraltro non è stata minimamente finora considerata nel disegno di legge di stabilità. Sul cambio dei coefficienti e delle basi di calcolo, anch'io condivido l'approccio di Pierluigi, non mi metto a dare le cifre nuove perché quelle possono cambiare, però è sintomatico che l'operazione non sia a saldo zero, o meglio è a saldo zero per il 2014 e il 2015, nel senso che cambia la base di calcolo, adegua i coefficienti, ovviamente a saldo zero valutata a livello di comparto, perché poi per i singoli comuni il cambio di base di calcolo, come già veniva ricordato, può comportare delle differenze anche rilevanti. Dal 2016 la regola non è più, il cambio di regola non è più a saldo zero. La relazione di accompagnamento al disegno di legge di stabilità prevede che per il complesso degli enti locali i coefficienti applicati alla nuova base di calcolo determinano un aggravio del peso del patto di 330 milioni di euro a regime, laddove, come è già stato ricordato, le deroghe che sono state introdotte, stanno per essere introdotte, al momento sono una tantum, sono sul 2014. Nessuna deroga per i comuni sotto i 5.000 abitanti, nel senso che non solo non vengono esclusi dal patto, altra richiesta destinata verosimilmente a restare in evasa, ma perdono anche quel piccolo bonus che è stato invece riconosciuto per il 2013 attraverso una parziale riduzione del coefficiente da applicare alla base di calcolo. Quest'anno avevano i comuni sotto i 5.000 abitanti avevano un coefficiente di calcolo più basso. Dal prossimo anno, nel testo che attualmente è all'esame del Parlamento, vengono allineati in tutto e per tutto ai comuni di maggiori dimensioni, alla faccia insomma della richiesta di esonerarli. Come detto, le deroghe che ha già ricordato Pierluigi, cioè il miliardo per spese in conto capitale, meglio per pagamenti, i 500 milioni di incremento del DL35, e vengono al momento circoscritte al 2014, con una tempistica di distribuzione, e in questo mi riallaccio poi al discorso sui patti di solidarietà, e quanto diceva in apertura l'assessore Picchetto, decisamente anticipata rispetto
alla dinamica abituale della, della finanza locale. Cioè la finanza locale è un, una persona insomma corpulenta che si mette in moto quando va bene a giugno. Quest'anno a novembre, verosimilmente, addirittura si ventila la possibilità di un'ulteriore proroga del termine al 15 di dicembre. Eppure, con l'altra mano, il legislatore ci dice fate le richieste sia per il miliardo che per i 500 milioni, che come vedremo per il bonus del patto regionale, entro i primi mesi dell'anno. Nel caso del miliardo, veniva già ricordato, entro San Valentino, 14 febbraio, idem per il, i 500 milioni destinati ai debiti al 31-12, idem per il patto regionale verticale, sia nella sua forma incentivata dallo Stato, sia nella sua forma non incentivata. La differenza fra incentivato e non incentivato è apprezzabile dal punto di vista delle regioni, non dal punto di vista degli enti locali, che ricevono spazi che hanno la stessa consistenza. Alla luce di quanto oggi previsto, lo ricordava l'assessore Pichetto, dovrete fare le richieste alla Regione entro il 1 marzo e noi dovremo fare il riparto sia dell'incentivato che del non incentivato entro il 15 marzo. Il 15 marzo diventa l'equivalente del termine che fino ad oggi è stato fissato al 31 ottobre. E lo dico anche per spiegare perché poi non possiamo più fare variazioni e quindi intervenire sui riparti dopo il 31 ottobre, perché il Ministero al 31 ottobre tira giù la serranda e dice stop, tutto ciò che fate dopo il 31 ottobre è considerato intervento a sanatoria e quindi non è consentito. Quel termine, se non cambiano le cose, il prossimo anno si sposta al 15 marzo, che vuol dire che dal nostro punto di vista, guardo anche i colleghi che sono presenti in sala, lavoriamo di meno perché facciamo un riparto solo, ma vuol dire che quel riparto sarà inevitabilmente approssimativo, perché si baserà su richieste inevitabilmente approssimative e porterà risultati di conseguenza approssimativi. Qui ho provato a mettere insieme, ringrazio anche il dottor Bottazzi e il dottor Lobascio che mi hanno, con cui abbiamo condiviso l'elaborazione di questi dati, qui abbiamo provato a fare una sintesi dei risultati del patto regionale dal 2009, cioè da quando è stato applicato, grazie anche all'intercessione dell'allora senatore Pichetto, fino al 2013. Nel 2009 è un anno un po' particolare perché potevamo applicarlo solo a favore di determinati enti che avessero certi parametri. Quindi i dati più interessanti sono il 10, l'11 e il 12. Il 13 l'ho messo da parte perché è un anno ancora non chiuso e quindi non conosciamo il risultato finale in termini di patto del comparto comune o del comparto provincia. Qui vedete le cifre dell'intervento regionale. In questi anni, fino al 2012, si parla di 720 milioni di spazi, si aggiungono i 200 circa di quest'anno, il che porta al quasi miliardo che ricordava l'assessore. Prima parte della tabella, di 900 milioni di intervento. Poi abbiamo calcolato, grazie ai dati del monitoraggio del Ministero, la differenza che a livello di ciascun comparto, quindi province e comuni, si è determinata fra il saldo realizzato a fine anno e l'obiettivo di partenza. Se fossimo nel migliore dei mondi possibili, dovremmo trovare un valore abbastanza vicino allo zero, che significherebbe che gli spazi sono stati utilizzati tutti, non sono stati sprecati e hanno consentito agli enti in difficoltà di non sforare il patto. Qui abbiamo, nella seconda parte della tabella, il risultato complessivo, che vedete è negativo, di 140 milioni di euro, il che sembrerebbe che a livello di comparto questi anni, malgrado i 900 milioni della regione, le cose sono andate malissimo. Questo dato però è distorto in maniera evidente sul 2011, se guardate la colonna 2011, dal fatto che in quell'anno il comune più grande della regione ha sforato il patto di quasi mezzo miliardo. Quindi questo ovviamente distorce tutti gli altri dati. Se noi li prendiamo al netto del comune di Torino, ultima parte della tabella, vedete che il discorso cambia completamente. Non è più un valore negativo, ma diventa 207 milioni più, che vuol dire che il Piemonte in quegli anni ha portato come beneficio ai saldi di finanza pubblica
200 milioni in più di quello che gli sarebbe stato richiesto, malgrado, tenendo conto anche ovviamente dei 900 milioni, anzi 700 fino al 2012, che ha messo in circolo la Regione. Vista dal nostro punto di vista e anche dal punto di vista della Corte dei Conti quando ci fa le pulci, vuol dire avete sprecato 200 milioni di spazi finanziari, li avete dati a chi non ne aveva bisogno. Il che da una parte ci richiama quanto ci ricordava l'assessore Pichetto sulla la prassi di fare una richiesta di 100 quando mi serve 10, ma allo stesso tempo ovviamente ci richiama anche l'enorme difficoltà che chiunque in questa fase, sia esso amministratore, tecnico, ha nel programmare qualunque cosa che vada al di là del pomeriggio successivo. Sta di fatto che il dato è quello, 207 milioni, pur con tutte le correzioni che abbiamo fatto in corso d'opera. Quest'anno abbiamo fatto 5 riparti, andando a correggere con il riparto successivo quello precedente, quando un comune ci diceva guardate che ci avete dato più di quello che ci serve, ce lo riprendiamo e lo redistribuiamo. Prossimo anno tutto questo non potrà avvenire se ci mettono la deadline al 31 marzo. Quindi se è vero, come dice la relazione di accompagnamento al disegno di legge di stabilità, che anticipare i tempi va nella direzione della programmazione, di nuovo la mano sinistra dovrebbe tenere conto che la mano destra autorizza i comuni ad approvare il bilancio mediamente, quando va bene, a giugno e quando va male a novembre. E stesso discorso vale per la Regione, lo ricordava l'assessore Pichetto, se metto insieme il termine del 15 marzo con i 3 miliardi e 6 di tagli che le Regioni subiscono, testo attuale del disegno di legge di stabilità, è ovvio che il rischio che si minimizzi l'intervento della Regione, che quindi quei 200 milioni del 2013 scendano, è nelle cose, poi si vedrà. Insomma. Quindi auspichiamo personalmente che quella parte della legge, del disegno di legge di stabilità venga modificata. Sulle partecipate salto. La prospettiva da qualche anno avrebbe dovuto essere questa, il patto integrato previsto, avrebbe dovuto entrare in vigore dal 2012, anno per anno è stato slittato. Da ultimo il disegno di legge di stabilità lo fa slittare al 2015 e probabilmente nel 2014 slitterà al 2016 e probabilmente non verrà mai applicato. È un modello molto difficile da realizzare, però è l'unico modello ad oggi che qualcuno abbia concepito che dovrebbe consentire di superare tutte quelle difficoltà che abbiamo incontrato nell'applicare il patto regionale, che ci hanno portato a risultati sicuramente positivi, ma non i migliori. 200 milioni di spreco non è sicuramente un risultato, anche se non è imputabile né alla Regione né agli enti locali, non è sicuramente il risultato migliore. Con questo, nella pausa un sindaco mi obiettava che spesso la Regione fa interventi a sanatoria, malgrado il Ministero ci dica che non lo possiamo fare. Cioè il comune che ci chiama e ci dice mi mancano x mila euro e noi glieli diamo, chiaramente è un comune che ha mal programmato la sua gestione, magari in maniera incolpevole. Il problema è che il patto regionale, per come è oggi concepito, è uno strumento che interviene ex post, per definizione, non è uno strumento di programmazione, è uno strumento che va ex post a tamponare, a volte in misura anche significativa, le falle che nascono dalla difficoltà o incapacità di programmazione. La prospettiva del patto integrato era quella di rovesciare questo sistema, consentendo di prevedere dei vincoli a livello territoriale ex ante. Io ti dico prima che il tuo obiettivo è quello, non te lo correggo ex post, in itinere o ex post. Modello molto difficile da tradurre in concreto, al punto che anno per anno è stato rinviato. La domanda che ci poniamo tutti, e credo che su questo potremo chiudere almeno la nostra parte, è quando ci sarà, se mai ci sarà, quella famosa riforma organica del patto di stabilità e più in generale gli strumenti di coordinamento della finanza pubblica, che si attende da anni e che a un certo punto è stata addirittura inserita come obiettivo in un provvedimento di legge, il cosiddetto decreto Salva Italia. L'articolo 28 prevedeva la ridefinizione organica delle regole del patto di stabilità, ridefinizione che al momento non si vede
mentre nonostante che siano, come abbiamo visto, in via di sviluppo numerosi percorsi di riforma dell'assetto istituzionale complessivo. Vi ringrazio. Grazie Matteo Barbero, grazie a tutti i relatori. A questo punto, se ci sono domande dai partecipanti, magari proverei a raccoglierne alcune e dare una risposta più organiche. Vi prego solo appunto di concentrare i tempi, perché entro l'una chiudiamo, perché insomma i relatori anche hanno altri impegni nel pomeriggio, quindi hanno l'esigenza di andare via all'una puntuali. Perciò se ci sono domande magari le facciamo dal podio, che possiamo anche inquadrarvi e registrarle. I relatori hanno annichilito il dibattito, quindi avete esaurito o avete esaurito tutti gli argomenti possibili. Si può venire solo dal podio, così rimane registrato, grazie. No, puoi venire qua cortesemente. Il mio era solo un chiarimento: se i comuni al di sotto dei 1000 di gennaio 2014 sono poi soggetti a patto anche loro. Al momento non è previsto, è un po' un equivoco che c'è in circolazione, nel senso che ad oggi non è prevista nessun assoggettamento di comuni sotto i 1000 al patto, salvo che non aderiscono alle unioni speciali. In questo caso sono indirettamente assoggettati al patto, ma se un comune sotto i 1000 non entra in un'unione speciale, dal 2014, 15, 16 ad oggi non è previsto nessun assoggettamento. Chiaramente io posso far parte di un'unione, dovrei teoricamente far parte di un'unione, di una convenzione all'interno delle quali ci potranno essere, verosimilmente ci saranno enti soggetti a patto perché superiore ai 1000 abitanti, ma in quanto comune sotto i 1000, se non aderisco a un'unione speciale non ho vincolo di patto. Grazie. Innanzitutto mi complimento con i tre relatori, soprattutto la relazione, ma non voglio mettere in risalto uno e sminuire gli altri dei due cattedratici, ma soprattutto del dottor Ropolo, perché mi è piaciuto tantissimo il suo pragmatismo, la sua semplicità espositiva. Io volevo chiedere solo una domanda invece al funzionario dottor Barbero. Lei ha parlato di deroghe concesse dopo il termine ultimo del 31 ottobre. Queste deroghe, e ha parlato di casi estremi, una cosa e l'altra, i comuni che sono stati alluvionati il 25 agosto quest'estate nella provincia, nella regione... Scusi, ma non ho mai detto che ci sono state deroghe dopo il 31 ottobre, ho detto che non sono possibili, cioè lo Stato ce le vieta, ho detto 31 ottobre sarà cinesca. Avevo capito, sono vietatissime. No. Ok. Domanda, più che altro un chiarimento. Si sente? Sì. Volevo capire, per tirando le somme, per un comune tra i 1000 e i 5000 abitanti non ci sono, diciamo, novità positive previste per il 2014. Chiedo a tutti i relatori se ho capito in sostanza bene, e faccio subito un'altra domanda, visto che abbiamo la fortuna di avere tutti e tre esperti in materia. I vantaggi, diciamo così, in termini di benefici economici, nel caso di enti, comuni piuttosto che province che hanno sempre avuto i bilanci in ordine, per il patto di stabilità sono dovuti a che cosa? Accennava prima Ropolo che da Roma dicono si risparmia tot tenendo il patto di stabilità. Io ho provato a guardare, informarmi, non l'ho ancora capito. Se qualcuno in termini un po' semplici è in grado di spiegarlo. Grazie. Mi verrebbe da risponderle da chieto, come cercare l'ago in un pagliaio, nel senso che ho cercato di dirlo, sia pure nella brevità dell'intervento, le regole del patto di stabilità
nascono per un'anomalia, i deficit eccessivi. Sono quindi norme orientate a contenere, a imporre agli enti soggetti a partire dagli stati di spendere di meno e di incassare di più. Fatalmente le regole non possono che essere costringenti. Poi ci sono stati che hanno interpretato in modo diverso le regole del patto. Per esempio, fino a 3 anni fa circa, la regola spagnola del patto di stabilità era che lo stock di debito al 31 dicembre non poteva essere superiore allo stock di debito al 1 di gennaio, che andava sia nell'ordine della riduzione dello stock di debito sia nell'ordine della riduzione del rapporto deficit-PIL. Era come dire: se vuoi fare gli investimenti te li devi finanziare con le tue entrate, non puoi ricorrere al debito, se non nella misura in cui restituisci debito. Insomma, noi avevamo coniato così il sillogismo: tu puoi accendere mutui per un importo non superiore a quello della quota capitale che rimborsi di anno in anno sui piani di ammortamento, ma era un'approssimazione, è del tutto evidente. Immaginare benefici indiretti significa che lo Stato, se va in quella direzione, se raggiunge gli obiettivi che gli sono assegnati, dovremmo immaginare che consente di non andare nelle infrazioni europee, quindi di non beccarsi le sanzioni che sono piuttosto complicate, e dovrebbe significare che la gestione della cosa pubblica in generale diventa più virtuosa. Questo dovrebbe comportare un maggior benessere generale. L'esperienza di questi anni purtroppo ci sta dicendo che da questo punto di vista le regole del patto sono state sostanzialmente inefficaci. Gli eventi internazionali soprattutto, ma per qualche verso anche nazionali, a partire dal default delle banche americane, il sistema dei subprime eccetera, hanno volumi talmente alti rispetto a quelli che noi governiamo con il patto di stabilità, che il presunto virtuoso percorso fatto dagli enti italiani non ci ha portato grandi vantaggi. Però la sua domanda, se ho capito bene, se ci sono vantaggi diretti applicando le regole del patto di stabilità ai comuni che erano sani, la risposta è assolutamente no. Anzi, probabilmente si sta pescando un po' da quelli virtuosi per dare a quelli che hanno l'acqua alla gola. Questo però lo possiamo dire soltanto, come dire, tra di noi, visto che non c'è più la stampa, i media che ci osservano. È un po' così, credo che il finale è un po' amaro, mi rendo conto, però da operatore, da pragmatico, credo che sia esattamente così. Io ho fatto una fatica incredibile, quando ero ancora in servizio, a spiegare al mio sindaco, che pure non era uno sprovveduto, tant'è che ha smesso di fare il sindaco Rivalti, è diventato un assessore regionale, come mai, avendo 8 milioni di euro in cassa, avendo stanziamenti per investimenti assolutamente ridondanti, per rispettare le regole del patto non potevamo appaltare, perché sennò avremmo dovuto pagare e pagando avremmo sforato. Al che lui, che partiva dalla professione medica, ma in qualche anno era diventato piuttosto attento e come dire acculturato in materia contabile, mi diceva: questo significa che noi avremo avanzi sempre più alti e fondi di cassa sempre più alti. Ebbene sì, perché la regola della competenza mista è esattamente quella roba lì, che è stata pensata, alimentata, quando non più di un anno fa, parlando con l'ispettore generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è il più alto dirigente della Ragioneria Generale dello Stato che si occupa di finanza territoriale, ci diceva: ma com'è che voi continuate a scrivere, perché poi le leggi finanziarie sono scritte, sono impostate da loro,
Poi i micro emendamenti nelle varie commissioni, nelle aule del Parlamento creano poi disastri, perché c'è l'emendamento Roma, l'emendamento Torino, l'emendamento Cuneo, non c'è mai l'emendamento Moncenisio piuttosto che Sampere, ma il peso specifico è quello, porta inevitabilmente ad avere normative che sono valide per i grandi enti, che notoriamente non sono floridi. Se noi pensiamo alle quattro città più grandi d'Italia, Torino, Milano, Roma e Napoli, addirittura Milano, che 10 anni fa parlare di Milano che stava male era una cosa obbrobriosa. Io mi ricordo i colleghi ragionieri capi del Comune di Torino, quando parlavano di Giancarlo Penco, che era ragioniere generale di Milano, dicevano, non lo posso dire in termini letterali perché sono al microfono, insomma era uno che stava bene, aveva boffice, per usare un eufemismo, e in effetti Milano era quello che aveva barcate di fondi di cassa. Poi le cose sono cambiate per tutta una serie di ragioni e adesso Milano è uno di quei comuni che potrebbe condizionare i trasferimenti in senso lato dello Stato 2013, perché ha deliberato l'aumento dell'IMU abitazione principale in tempi sospetti. Quando è cominciato a vagheggiare l'idea che lo Stato probabilmente avrebbe preso base del calcolo per determinare il fondo di solidarietà comunale, il gettito IMU 2013, non quello deliberato al 31 dicembre 2012, ma con le tariffe 2013, qualcuno ha fatto in periodo non sospetto prima del 35, per intenderci, e quelle fatte in periodo invece assolutamente sospetto, cioè io aumento le aliquote e il costo mi viene rimborsato dallo Stato, si chiama furto con destrezza, detto così in modo piuttosto amichevole, e si sta portando avanti quella battaglia. Io devo dire, ho letto, credo ieri, sul giornale, che sta venendo fuori un'ipotesi in cui quella differenza non venga rimborsata dallo Stato ma venga pagata dai cittadini. Dal punto di vista organizzativo, una disperazione. Intanto andare a dire ai contribuenti il 22 o il 23 di novembre che entro il 16 dicembre devono andare a pagare quella roba lì, perché il regalino che gli ha lasciato la giunta che governa il suo comune mi sembra una crudeltà. Per altro verso però, come dire, ci hai provato e stavolta è andata male. Solo che valgono 500 milioni, quello è un giochino da 500 milioni, ma la maggior parte dei quali su Milano, Napoli e Roma, il Genova. Per cui, come dire, lì vale il ragionamento che si facevamo prima. In genere, nella battaglia, il paragone non è propriamente calzante, ma tra Pantegane e Topolini vincono sempre le Pantegane. Nel senso di andare a recuperare spazi per sopravvivere. Qui il rischio è un po' quello. Sono stato molto articolato e molto, come dire, diversivo. Però l'aria che tira è quella. Anch'io condivido quanto ha detto Ropolo. Però la risposta al patto di stabilità va reinquadrata neppure a livello europeo, cioè il problema è proprio una gestione di sistema, cioè l'intoppo che noi subiamo come piccolo comune virtuoso è collegato al fatto che nel sistema intanto abbiamo la finanza derivata. Quindi sostanzialmente nelle sue entrate lei ha una grossa fetta di entrate da trasferimenti. Lo Stato questi soldi non li ha e ha attivato il cosiddetto meccanismo di tesoreria unica, per cui la Banca d'Italia fa da tesoriere per tutto il sistema. Quando lei paga è come se pagasse lo Stato, viene chiamato meccanismo di tiraggio.
Io ho visto, perché c'era stato, questi sono dati che noi qui in provincia non possediamo, sono dati presenti a livello nazionale dal conto corrente di tesoreria del Tesoro con la Banca d'Italia. Questo conto corrente, immagini il conto corrente che ha lei con una banca, non può andare in rosso, però ha un limite, io adesso non lo ricordo, c'è la dottoressa Simone che della Banca d'Italia probabilmente è anche, ci può dare dei riferimenti tecnici, ha un limite nel senso che se stai con un deposito, faccio l'ipotesi, fino a 100 milioni, allora quello quanto è depositato ti rende un tasso di interesse. Se hai depositato di più, quel di più è a tasso zero. Questo per lo Stato. Se uno vede i flussi su quel conto corrente di tesoreria, si vede giorno per giorno che sono flussi impazziti, nel senso che l'andamento è sopra sotto, sopra sotto, sopra sotto, perché a livello centrale non riescono a programmare, la loro spesa come Stato, ma non riescono a programmare la spesa sua, perché se lei oggi preleva, insieme a lei altri prelevano, scatta immediatamente il pagamento. Allora, per questo, indipendentemente della logica europea, io faccio un discorso, ripeto, accademico, quindi indipendentemente dalla logica europea, noi abbiamo bisogno che ci sia un controllo, abbiamo bisogno come sistema, abbiamo bisogno che ci sia un controllo sui pagamenti di tutte le amministrazioni pubbliche, perché questi pagamenti sono collegati, strettamente collegati. E perché quando si paga, siccome lo Stato soldi non ne ha, e siccome nel conto corrente di tesoreria con la Banca d'Italia non può andare allo scoperto, deve emettere dei titoli di Stato, famosi BOT, che non incidono sull'indebitamento perché sono un debito di tesoreria, ma incidono comunque sul costo di questo indebitamento. Quindi è chiaro che se vedo l'operazione dal mio punto di vista particolare, l'operazione mi dà soltanto dei danni. Se vedo questa operazione inserita in un sistema, però dobbiamo ricordare che è un sistema di finanza derivata, quindi è vero che sono soldi fermi, ma non sono soldi miei in buona parte, sono soldi che derivano da trasferimenti pubblici, quindi a quel punto il controllo, dal mio punto di vista, ripeto, perché questa poi è una valutazione anche politica, è un controllo che metterei comunque, cioè fossi io il direttore finanziario di tutto il sistema, così come capita nelle aziende private. Nelle aziende private capita identicamente la stessa cosa, nel senso che i flussi di tesoreria non sono liberi. Marchionne ha la cassa, perché se non avesse la cassa non controlla tutti gli stabilimenti in tutto il mondo. E non sono questi stabilimenti liberi di pagare tutto quello che vogliono. Lui gli dà gli obiettivi. Mi scuso, era solo un'altra informazione. Per quanto riguarda invece i comuni che hanno aderito ai bandi tipo finanza per l'adeguamento agli edifici scolastici oppure il GAL, possono essere, che devono essere per forza cofinanziati quei bandi lì. Come dobbiamo regolarci? Chiedere il cofinanziamento e inserirlo entro marzo 2013? Oppure è prevista una deroga per questi tipi di finanziamento e interventi? Grazie. Al momento non è previsto nulla. Le deroghe che sono state introdotte quest'anno, a parte il 1,5 miliardi che è stato ricordato, le deroghe che abbiamo previsto sia per i cofinanziamenti che per l'edilizia scolastica e l'antisismico sono stati definiti a livello regionale. Sui cofinanziamenti c'è una normativa nazionale che indirizza alcuni spazi finanziari in quella direzione.
però sono poi le regioni che al proprio interno, insomma, dando attuazione all'interno del proprio territorio, dando attuazione al patto verticale, possono stabilire dei criteri. Al momento, ovviamente per il 2014 non ci sono, perché stiamo ancora aspettando che si definisca il quadro delle regole. Ovviamente se passa quel modello lì, tutto dovrà essere messo dentro la richiesta che farete entro marzo, il che, come dicevo, complica maledettamente le cose. Tanto approfitto della domanda anche per sottolineare un aspetto che vale la pena, cioè in un seminario. Non so se qualcuno si è chiesto perché, a fronte di pressanti richieste che tendono puntano a portare fuori dal patto alcune voci di spesa specifiche, se da anni si discute fuori patto gli interventi per il ripristino dell'assetto idrogeologico, fuori dal patto le spese per l'edilizia scolastica, nel DL35, nel disegno di legge di stabilità, prevedono nulla di questo tipo, ma deroghe generiche. 1 miliardo per pagamenti in conto capitale, non per pagamenti in conto capitale sull'edilizia scolastica. Noi l'abbiamo provato a fare a livello regionale già dall'anno scorso, ma soprattutto quest'anno, dedicando delle quote ai cofinanziamenti, all'edilizia scolastica e all'antisismica. Il risultato non è dei più esaltanti neanche da quel lato lì, perché siamo stati costretti a svincolare quegli spazi, parte di quegli spazi finanziari, quindi non lasciandoli più su ciò per cui erano stati richiesti, quindi l'edilizia scolastica, i cofinanziamenti dei fondi strutturali, ma consentendo a chi li aveva acquisiti di utilizzarli per altre tipologie di pagamenti. Se un problema c'è, e nasce proprio dall'impostazione attuale del patto di stabilità e del patto regionale che ne costituisce una parte, quella di non essere, come dicevo, uno strumento di programmazione. La regione non riesce a vincolare nemmeno gli spazi finanziari che dà ai suoi enti locali, figuriamoci se lo Stato riesce a prevedere una deroga per tutti gli enti locali finalizzata a una determinata voce di spesa. Quindi, se questo è lo stato delle regole, è molto difficile immaginarsi che possa essere scritto in una legge i PTI sono fuori patto, perché diventa una deroga difficilmente governabile. L'abbiamo sperimentato noi nel nostro piccolo quest'anno con l'edilizia scolastica, svincolando quasi un terzo degli spazi che avevamo dedicato a quella voce. Cioè, il comune ci dice: ho preso 1 milione per l'edilizia scolastica, ma a spenderne per l'edilizia scolastica solo 200, gli altri che faccio? E ovviamente noi gli abbiamo detto: spendili per altro, ma è una soluzione che non è la soluzione ottimale, perché penalizza gli altri enti che invece hanno fatto la richiesta giusta, e chiaramente frustra l'esigenza di programmazione, di incentivazione di determinate voci di spesa. Oggi il patto, che ne dicano al Ministero dell'Economia, non è uno strumento di programmazione, è un semplice strumento che serve a fare quello che il professor Puddu ci ha descritto in maniera chiarissima. Grazie e mi complimento con la Regione Piemonte per l'ottimo corso di aggiornamento. Grazie. Sì. Sono meno 5, quindi ripeto, all'una chiudiamo. L'intervento del professor Puddu mi ha stimolato per sottolineare un aspetto che riguarda proprio la gestione della cassa. A parte che dalle mie parti c'è un vecchio proverbio che dice: titolo quinto che i soldi ha vinto. E purtroppo il fatto che di essere passati a tesoreria unica significa che i comuni non godono più dei benefici che avevano prima sulla gestione delle giacenze di cassa. Non dica così. È così. Il mio comune ha una percentuale di entrate correnti proprie, inteso come titolo primo e terzo, pari al 75% di tutte le entrate correnti, e quindi evidentemente aveva una bassa percentuale di incidenza dei trasferimenti erariali. Però il problema che volevo esporre io è un altro.
queste sono norme di legge, si applicano, vanno prese per quello che sono. Noi operatori del settore possiamo forse esprimere dei dubbi, ma poi dobbiamo adeguarci. Il problema pratico che si sta verificando sta nella gare per i servizi di tesoreria che vanno deserte. E questo è la conseguenza della gestione di cassa accentrata, perché è la conseguenza diretta della mancata gestione delle giacenze. È un servizio che ormai non serve più alle banche per procacciarsi i contribuenti o aumentare il numero dei conti correnti, perché ormai usano altri sistemi che vanno dalla vendita del tablet ai buoni benzina, e quindi non trovano più conveniente la gestione del servizio di tesoreria dei comuni, che passerà da un servizio gratuito a un servizio a pagamento. Solo questo, grazie. Lei è sindaco, scusi se... Ah, un ragioniere capo, scusi, io non pensavo che fosse il suo piccolo comune, pensavo che fosse da lei amministrato. Posso rispondere io? Prego. Il mio punto di vista. Dunque, intanto lei ha fatto riferimento a due aspetti che sono importanti ma non rilevanti. Mi permetto questa osservazione. Cioè, oggi se anche noi avessimo un milione di euro depositati presso un istituto bancario, il tasso di remunerazione è talmente poco significativo che le genera un flusso di entrate veramente poco significativo. Secondo aspetto, quindi la perdita è relativa. Secondo aspetto, le ripeto, non è perché c'è la legge che lo applico, va bene, è giusto dal mio punto di vista ragionieristico che in un gruppo, come è tutta la finanza pubblica, ci sia un accentramento della tesoreria. E io infatti ho apprezzato tantissimo il fatto che ci fosse un accentramento della tesoreria ribadito in tutti i provvedimenti di legge. Tutti l'hanno ribadito. La tesoreria unica non si tocca. E per me, non è soltanto perché lo dice la legge, ripeto, è un fatto. Poi vi spiego cosa stava succedendo nel passato, come Pierluigi, anch'io ho un po' di esperienza, lui molto di più di quello che avveniva nel passato. È vero, alle banche, io userei un'altra terminologia, non è che non conviene più fare il tesoriere al comune perché va in tesoreria unica. Alla banca, se è una banca seria, conviene sempre. Perché? E non fatevi tirare nella rete di dire non do una remunerazione a questo servizio io perché tu mi stai facendo un servizio. Ma no, manco per idea. Perché il fatto di essere loro intermediari della remunerazione, faccio subito un esempio banale, se lei il suo stipendio se lo fa accreditare sul conto corrente della banca tesoriera, la banca tesoriera ha già un vantaggio perché fa lei l'accentramento dei flussi di tesoreria e non genera flussi di pagamento. Quindi il loro vantaggio ce l'hanno perché intermediano su tutti i clienti, su tutti i fornitori, su tutti i dipendenti. E se lei sa quant'è l'ammontare del suo bilancio, e quella è un'intermediazione finanziaria a costo zero. La seconda cosa, perché c'è stato questo tesoreria unica? Io mi ricordo era stata introdotta con grande difficoltà dal ministro Goria, il compianto ministro Goria, nostro corregionale. Era stata introdotta perché in Italia, in quel periodo, succedeva questa situazione. Avevamo dei tassi di interesse che non sono come quelli attuali, avevamo tassi di interesse a due cifre. Allora lo Stato dava i trasferimenti ai comuni e dava i trasferimenti tutto o a rate. Il comune non spendeva tutto, perché non aveva necessità di spesa, e investiva quello che gli avanzava, non nella banca tesoriera, prelevava, e quindi da questo punto di vista il tesoriere aveva lo stesso danno, perché i soldi non li lasciava in banca, ma andava a comprare i titoli che rendevano di più, che erano i titoli di Stato.
e lo Stato, quindi rendevano il 18%, e lo Stato, siccome non aveva soldi, praticamente si indebitava emettendo i titoli su cui poi riconosceva il 20%. Questo è un meccanismo devastante. E soprattutto devastante, lo dico qui perché io mi occupo sia di ragioneria pubblica che di ragioneria privata, era ancor più devastante perché in quel periodo gli interessi attivi sui titoli di Stato erano esenti fiscalmente, mentre erano deducibili i costi per gli interessi passivi. Allora avevamo un meccanismo ancora più, come dire, irrazionale, per cui gli imprenditori privati, le imprese private, per scaricarsi di interessi passivi, andavano dalle banche, si facevano prestare dei soldi, i cui interessi erano esentasse, e poi con quei soldi compravano i titoli di Stato al 20%. E questo, io avevo dei colleghi commercialisti, consulenti, che vendevano a fior di quattrini questa consulenza, e io mi sono sempre rifiutato di dare questo, come dire, di dare questo consiglio, perché è il consiglio attraverso il quale il settore privato rinunciava alla sua autonomia, finanziava il settore pubblico, accendendo un debito che era imputato nei conti della nazione come debito privato e non come debito pubblico. Per cui lo Stato si indebitava praticamente coperto dall'indebitamento privato piuttosto che dal suo indebitamento. E questi sono sicuramente meccanismi che ben venga, e ripeto, ben ci sia questo meccanismo di accentramento. Anche perché l'accentramento non è un accentramento decisionale, questo va chiarito. La sua libertà di scelta su come e dove spendere le viene lasciata. Non le viene lasciata la libertà di scelta della banca, solo questo. E la remunerazione oggi, ripeto, siamo a dei tassi che sono veramente bassi, quindi non spostano poi di tanto. Resistete, resistete, resistete quando il vostro tesoriere vi chiede, va bene, non vuoi farlo, cerco un altro. State tranquilli che lo trovate. State tranquilli che lo trovate, perché io non so quant'è l'ammontare, è chiaro che se lei ha un budget di 10.000 euro incide poco, ma se lei ha un budget di milioni di euro stia tranquillo che il vantaggio per l'azienda bancaria c'è. Bene, allora grazie a tutti, grazie dell'interessantissima giornata, ripeto, troverete poi sul sito del Consiglio regionale i materiali e i video liberi, scaricabili gratuitamente senza problemi. Grazie e buona giornata a tutti.